c'è nessuno, tranne noi mostri. Orribile che abbia visto in vita mia. Per 300 milioni al secondo, bastardo! Proprio quando sto morto la si va a capo, bastardo! No, di marci! Ma di marci, quando sto morto la si va a grembo, e bastardo! Su tutti i punti di vista, e basta. È chiuso. Come sta, merci! Oh, questo va bene. Niente. Basta, vieni, venga. Ma se avessi avuto bisogno, gliel'avessi detto, sarebbe venuto. Noi non gliel'abbiamo detto e lui non è venuto. Me mi spieghi, mi spieghi questo? Quindi, non so. Mi spieghi bene questa cosa del marito? Com'è? Ma niente, perché lui che ha sempre ragione è nato proprio così. Io non lo so cosa gli frulla in testa. Vista dall'interno, com'è la mafia? Attendiamo il prossimo concorrente. Buongiorno, questa edizione del TG1 va in onda in forma diversa dal solito. Signore, gli sto a suggerire. Sì. Che devo fare? Zucca. Come? Zucca? Zucca. Certo, vedi che c'è la faccia da zucca. Ho detto io. Il terzo film della sua, diciamo, trilogia del mistero, intitolato più misteriosamente che mai, Il Segreto. Allora, io direi di andare a vedere chi sono questi tre fortunati estratti di questa settimana che giocheranno con noi. Allora, abbiamo il signor Torbidoni. Sì. Da dove viene lei? Da Colleferro. Colleferro, vicino a Roma. Vicino a Roma, precisamente. Complimenti. Allora, lei cos'è? Un cuoco oppure sua moglie, no, che fa da mangiare? No, è mia moglie. Noto con molta soddisfazione che Baudo, tornato in televisione, a mio personale giudizio, ha fatto degli spettacoli ottimi che secondo me superano il Nazional Popolare. We gonna gnocchi di you, gnocchi di you, gnocchi di you. We got gnocchi giovedì. And every time we have it about sabato prepa. Tutti amici dicono ridi sempre che mamma ha fatto gnocchi. Balla chi come America rassecare. Si scutulare sabida tanto tu puoi dar finza ir menticare tutto sa fanno manno e sa guida. Mangiato in fretta, mangiato troppo, eh? Guarda, limiti, ste ricette non me le cerca più, perché io questa è una cosa che mi fa schifo, solo a leggerla. Ma è favolosa, guarda. Sì, a me roba... No, sarà favolosa per te quando sei in calore, cioè per gli intestini, ti rinfresca. Pronto, 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 pronto. Ah, questo è l'ultimo, siamo cinque ragazzi, Alessandro, Cinzia, Marco, Alessandra e Stefano della CEM. Vi seguiamo puntualmente fin dalla prima puntata, grazie, ci vediamo registrandovi per Blob Buono. Sarà quindi un telegiornale molto poco televisivo, diciamo, perché molto parlato. Comunque con i colleghi in studio, con collegamenti con le sedi, con ospiti qui nello studio del TG3,
cercheremo di darvi un panorama completo di tutti gli avvenimenti di oggi. Mobilitatevi su, compagni, in nome dell'opzione zero, uniti! Uniti, proletari di tutta Carnia, proletari di tutta la regione, di tutta Italia, uniti per l'opzione zero, per Silvio Berlusconi, uniti contro. Oh, ricordatevi anche che se volete poi avere un premio maggiore rispetto a quello che avete vinto, se la vostra cartolina è stata estratta, dovete mandare la prova d'acquisto con la scatoletta del gusto classico anni 60, e oramai vedo con piacere che quasi tutti trovano queste scatolette degli anni 60. Quante lettere abbiamo ricevuto a proposito della nostra Vallettina, devo dire già fin da ora che forse l'abbiamo azzeccata. Abbiamo trovato una ragazzina che piace molto ai giovani e anche agli anziani, la nostra Sabina. Sabina la Vallettina. Come sposa in bianco. La parabola e la metafora, nel senso che gli studenti hanno assunto la pantera come simbolo, allora vediamo qual è la sorte che sta attendendo la pantera, quella vera, quella col pelo nero. La pantera di pelo nero è una delle bestie più eleganti, più nobili. Bagheera, la pantera nera, quella di Kipling. Bene, questa pantera è stata avvistata... Io non ho mai, scusa, hai toccato un tasto terribile. Mia madre è morta mentre io debuttavo a Palermo, al Teatro Massimo, con La Vedova Allegra. Vabbè, e mia madre non l'ho mai baciata. In vecchiaia, che poi è morta a 68 anni, nemmeno vecchia, in vecchiaia, sta donna era un uccellino. Niente, io sono stato un pessimo figlio. La mia mamma mi sgrida perché vedo troppa TV. Come devo fare? L'importante anche per te è che non ti sgridi perché vedi Big. Un ranocchio senza gambe. Ecco cosa sei. Di pure quello che vuoi. Io ti stimo e ti voglio aiutare. Avanti, siediti che parliamo un po'. Ecco, vi ricordo anche l'indirizzo della nostra grana in chiusura. All'inizio che questo appartamento doveva costare 86 milioni e continuamente mi vengono chiesti altri soldi. C'è scritto che l'appartamento costa oggi 125 milioni salvo conguaglio. Oggi vi proponiamo un viaggio in un pianeta poco conosciuto. No, accidenti, ma questa era una canottiera nuova di zecca. Parlo del dovere, capitano. Eh già. I bersaglieri. Da 150 anni il loro apparire, annunciato dal suono trascinante delle fanfare, suscita emozione. Nati con Alessandro La Marmora, sono cresciuti con l'Italia, accompagnandone il cammino. La storia dei bersaglieri è densa di virtù civiche e militari, ma anche di contributi e di presenze significative nei vari campi della vita sociale. Toti. Va in campo con il numero 15, Cerenkov. In campo dunque Cerenkov. La Democrazia Cristiana ha una presenza, diciamo, di piuttosto ricca di componenti. Ecco, di componenti, di orientamenti, di sensibilità diverse. Ecco che è andato a vuoto questa schiacciata di sedere.
ed interviene la Mimì scatenatissima con il suo urlo da combattimento, gioco di corde, laccio californiano, ancora tentativo di schienamento. Posso fare una domanda su... Non mi fa una domanda perché dobbiamo iniziare il consiglio comunale. Faccio una cortesia, vada. Franco Simonetti, sei in diretta, ci sei? Franco, ci sei? Parla il microfono. Il microfono è lì, lo usi come bottiglia. Tu che cosa è cambiato artisticamente parlando del... come dire? Sì, questo è molto chiaro quello che dici, però vorremmo che tu approfondissi il concetto della domanda nel suo profondo. Benissimo. Prego. Allora, artisticamente parlando, che cosa è cambiato? Cosa sono cambiati i... I tempi sì, da... No, ma cioè... scusatemi. No, scusa. No, bisogna andare vicino a lui. Eccomi. Allora, spiegaci bene. Allora, che cosa è cambiato artisticamente parlando? Porco dai tempi in cui ho cominciato. Che cosa è cambiato? Adesso tu fai parte della nuova generazione, giusto? E della vecchia, hai fatto parte della vecchia e della nuova generazione. Che cosa è cambiato da quando è cominciato? Vabbè, siediti che lo sport è stato grosso. Guarda. Vedi l'Accademia dello spettacolo, tutti questi giovani che cercano di proporsi. Qualche anno fa, più di 20 anni fa, noi abbiamo fatto gavetta, noi che cominciavamo, nelle balere dell'Emilia Romagna, per esempio io, dove si andava a cantare, dove si imparava, non c'era la televisione, non c'era. Quindi sono cambiate moltissime cose, però c'è qualcosa ancora che vuoi dire? No, volevo dire questo, precisamente. No, difficilmente dimenticheremo questo, no, vai avanti, questo dibattito. Quella signora rapidi però, scusate, cominci lei e poi passiamo a lei. Cominci. Allora, buonasera signor Costanzo, sì. Vorrei per gentilezza sapere il suo parere personale, che ci tengo moltissimo. Dai, allora, perché da che mondo è mondo, lo dico un da, po'... No, lo dica in italiano, che è meglio, so. Da che mondo è mondo, forse. Da che mondo è mondo. Le guerre... Dai, forse. Si fanno... Stia buono. Si fanno? Si fanno per iscritto e muore l'umanità. Poi rifanno pace per iscritto. Ma per poter migliorare, secondo l'opinione, ci tengo a sapere la sua, perché internazionalmente non si riuniscono mondialmente per poter far sì che quando nelle nazioni ci sono dei problemi risolvono internazionalmente problemi, non con la morte umana. Va bene, grazie. Bene. Bene. Condivido pienamente quello che lei ha detto. Fuoco. Thais, mi sente? Fuoco. Fuoco. Fuoco, mi sente? Presente, fuoco! Diamo a Sgarbi quel che ti sgarbi, bravissimo! Volevo giocare a pallone, dai, giochiamo a pallone! Dai. Io sbatto i miei figli grossi contro un armadio se si permettono per la terza volta di fare i comodi loro. Se sono sbagliati i comodi, se sono comodi giusti, io glieli faccio fare ai miei figli. Vedi? Perfetto. Quindi sarà ancora contento, guarda, è il massimo della vita. 15% giovani che non trovano punti fermi o valori in cui credere. Depressione ed angoscia esistenziale pesano per il 13,7%. Il 10% esprime la difficoltà di vivere in coppia. Thank you.
Volevamo spendere due parole contro l'autostrada urbana Circonvallazione Clodia, un problema connesso con i lavori per il mondiale. Sì, io volevo pregare tutto il pubblico qua siamo di Radio Varioli, scusi un attimo, solo, quello di non stare su solo problemi romani, perché noi andiamo fortunatamente in onda in tutta Italia. Proprio per dire che noi non siamo razzisti, perché noi non siamo razzisti, io non sono razzista, andresti con un negro te. Non lo so. Ma sei razzista? No, non sono razzista, non lo so, non so manco se vado con un bianco. Dipende se mi piace. Allora vai con un giallo? No, vai con un giallo. No, mi deve piacere però. Gee, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Allora, questo era il grande Sammy Davis. Notizie non molto confortanti per lui. Buone però per Malacarne, che dovrebbe rispondere. Il mondo dello spettacolo americano ha festeggiato Sammy Davis, che nonostante la sua grave malattia ha voluto partecipare al galà in suo onore. Quanti anni di attività artistica ha festeggiato Sammy Davis? 3 milioni, va a 42. Signorina Massari? 60 anni. 60 anni di attività. Anche come rispondere al telefono? Ti chiamavo solo per dirti che non tornerò in ufficio per oggi. Il nostro gioco con voi al telefono, alla ricerca della domanda perduta. Cosa è cambiato, artisticamente parlando, del... come dire? Sì, questo è molto chiaro quello che dici, però vorremmo che tu approfondissi il concetto della domanda nel suo profondo. Benissimo. I sagittari operino nella fascia serale, una fascia che sembra offrire quasi su un piatto d'argento piacevolissime sorprese. La sfera dell'Eros ancora una volta avvantaggiata. Torno a chiederle come le pare la mafia. Lo scopo principale di questa doppia fascia, qui datemi un primo piano, è di poterla far ruotare come volete voi, vale a dire ora in questa ideale. Forte, debole, più debole, invincibile. La mafia è fortissima. E faremo tutti il tifo per lei. Avevano mitra, bombe a mano, lanciarazzi, calcioni finti per farli stendere a terra, calci veri prima di essere perquisiti, poi caricati a spintoni su un gippone, destinazione ai campi di prigionia in Israele. Sul cofano della jeep un macabro trofeo, riverso il cadavere del guerrigliero ucciso. Appanniamo gli obiettivi e non andiamo più in onda. Coprimo tutti gli obiettivi, voglio vedere che fai. Toh, becca questo obiettivo. Sì, due passi. È un secondo che arriva la camera. È arrivata. Allora la disciplina di partito prevaleva e Loris mi guardava e mi diceva: che papocchio, Marco, che papocchio. Ma poco fa il portavoce della segreteria Intini, della segreteria socialista Intini, ha categoricamente smentito questa interpretazione. Che figura che ho fatto, scusatemi, con le lacrime agli occhi. Un attore comico così? No, è meglio. Cosa pazza, vabbè. Raccogliendo così una parte degli applausi che la gente per la strada indirizzava a questi baldi giovani, me li prendevo anch'io quegli applausi. Perciò io sono debitore ai bersaglieri di questi primi applausi che poi si dovevano trasformare negli applausi del mio pubblico verso questa corsa come quella dei bersaglieri all'affermazione al mio successo sul melodramma. Perciò grazie. E a tutti i giovani che appartengono a questo glorioso corpo, per il 150° anniversario io faccio gli auguri più belli e vada la mia simpatia e la gratitudine di tutto il popolo italiano per la loro presenza
e che la loro divisa, così bella durante le parate militari, si ricordino questi bersaglieri di essere fieri perché sono bersaglieri. Eccomi qua. I can away, magari ce l'avessero americani senza dieci, alla breccia di porta via, l'hanno vinta i bersaglieri, fatti il giro con tre. Diceva Edoardo che le battute vanno dette anche col sorriso sulle labbra. Napoli chiama, Milan non risponde. Speriamo di avere preparato anche questa volta un programma divertente e interessante per voi che siete a casa. Vorresti sentire il calore della tua pelle, ma le vende me ne impediscono. Sabrina, tu comincia a respingere. Ma con forza, su, con più forza. Oh, bene, così. Brava. La protesta degli studenti sembra ancora una volta poco gradita, anche quando indossa i panni dell'ironia come unica arma. La carica di ieri a Pisa contro un gruppo di manifestanti davanti al Palazzo dei Congressi durante la conferenza del Partito Popolare Europeo, presente Andreotti. Oh, mamma mia! Mamma mia, fra il nostro pubblico si sta girando una creatura non proprio affascinante. Non so, doveva partire... Scusate, c'è stata una sovrapposizione. Con Pirrotta ci collegheremo fra poco. Torniamo ancora al Consiglio dei Ministri che stamane ha anche deciso l'ampliamento dei termini per le indagini preliminari nei procedimenti penali. Il Pala Giustizia? Sì, Pala Giustizia. Chi è? Qui è? Il Presidente. Si dica! Il Presidente. Sono io. Ma lei sta a Roma? Sto a Roma, sì. Perché la sento lontana. La senta? Lontana. Mi sente lontano. Attenzione. Non lo so. Lei chi è? Scusi, io no, non è telefono giallo questo qui. Lei è capitato in una trasmissione. Ecco, chi è? Attenzione, ci sarà un colpo di scena all'ultima udienza. Ah, pure qua? Sì. Ma vi siete pigliati il vizio in televisione, all'ultimo c'è il colpo di scena. Questa è una telefonata anonima. La Polonia è preoccupata, come si sa, per i suoi confini occidentali. La linea Oder-Neisse è per la minoranza tedesca che ha ancora una certa consistenza all'interno dei suoi confini. Senta, ma perché lei lo dice tutte le settimane? Perché non è convinto? Io la chiamo signor Buitoni, poi faccia lei. Oppure perché lo vuole far sapere proprio a tutti i nostri telespettatori? Perché tutti coloro che lo sentono più di una volta saranno più invitati a avere tantissime confezioni in casa, perché più confezioni ci sono in casa e più possibilità ci sarà di vincere un grande premio, come ho detto, fino a un massimo di 150 milioni. Li porterà lei personalmente? È probabile, è probabile. Mi piacerebbe essere fra quelli, no, ma io non c'entro. Va bene, grazie, adesso sto zitta e non parlo più. Bene. Dottore, non riusciremo a fermarlo. Mangiato in fretta, mangiato troppo, eh? Abbiamo l'onore di accogliere oggi nel nostro auditorio sua... Eccellenza il Cavalier Guglielmo Marconi. Gli italiani, amici, voi che siete in ascolto, la radio ha ormai superato i tempi eroici e porta oggi questo mio messaggio e quello della rivoluzione fascista. Non è ancora il campionato di pallanuoto, ecco,
Ed ecco il servizio. Onorevole Biondi canta Vipera, accompagnato dal maestro Vittorino. Mamma, che quando sogno, sogna il vero. Ha sognato di me la notte scorsa, viscida sopra un ripido sentiero, c'era una mala vipera nascosta. Dai, Mino, forza. Stringe, eh? E direi di rimetterlo dentro per evitare... No, no, ecco, comincia a stringere. Forza, qui. Mino. Vedi? Sono molto lisci, secchi al tatto. Ecco, se parte, comincia naturalmente ad avvolgersi intorno alla preda e in questo caso non c'è speranza. There is no hope. Deve mordere. Deve prima mordere. Va bene, rimettiamolo dentro, direi. Rimettiamolo dentro. Gentili radioascoltatrici e radioascoltatori, un evento improvviso quanto tragico si è abbattuto sull'Italia e sul mondo intero. Burrasca in famiglia. La moglie decide di farla finita con le prepotenze del marito e si rifugia dal figlio. Il marito, un pensionato di 68 anni, decide la vendetta. Una bella dose di topicida nella pentola del sugo, destinata a condire i maccheroni di moglie, figlio, nuora e due nipotine. Per fortuna arriva il gatto. Una leccata al sugo e resta stecchito. La pentola finisce dai carabinieri e la storia in cronaca. Povero gatto, però. Il gatto io il giorno dopo non l'ho mica visto, si vede che tante volte lo prendevano su, perché la signora me l'aveva detto che lo prendevano su. Tu. Seguirà poi il protestantesimo e seguirà ancora l'Aquilone, un programma realizzato dalla DSI. Se necessita una poca di grazia, una poca di grazia per mi fatica e arriva e arriva. Se ci sarà da approfondire, da meglio precisare, garantire, nessuno si tirerà indietro. Ci sono i serial o le telenovelas, chiamatele come volete. Devo dire a Castellotti che io ho una notizia molto, molto attendibile da Torino, da fonte torinese, che Baggio non andrà alla Juve. Il resto si vedrà. A te la linea. Bene, adesso ci scambiamo questi messaggi. Hanno anche inventato il telefono, oltre che la diretta televisiva. Oh, ma questa sera ho un aiutante. Cara, guarda, possiamo fare un balletto quasi insieme. Allora, adesso è arrivato il momento delizioso, delizioso soprattutto quando è l'ora della tavola, delle rasagnole buitoni. Chi si balla così lo spirù? Allo spirù! Pa, 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 guarda che ho fatto un'operazione del tipo mi ricostruisco e vediamo che cosa abbiamo oggi qui. No!
Buongiorno, questa edizione del TG1 va in onda in forma ridotta e senza servizi filmati per uno sciopero proclamato dai sindacati autonomi Snater, Libersind per la vertenza del rinnovo del contratto. Parker, fermo, non toccarlo, non toccarlo, non toccarlo. Vi prende solo qualche minuto ogni sera. Il vostro dentista vi spiegherà come usarlo. Sì, è importante avere un corpo sano e una vita di preghiera. Le due cose non possono disgiungersi. Bene, adesso Sri Chinmoy farà per noi un piccolo esercizio, ma dovete pensare, per capire quanto è difficile, che ci sono solo due persone al mondo. Lui è un atleta, un grande atleta, un sollevatore di pesi, in grado di fare questo esercizio, cioè sollevare con un braccio solo un uomo che ha un peso pari al suo peso corporeo. Spetterà adesso al Ministro della Sanità trasformare questa proposta in una legge. Acqua! Acqua! Qua c'è una specie di cosa. Delfino. Sono di delfini. Sono delfini. Topedisto delfini. Topedisto delfini. Ecco il ragazzo sul delfino. Topedito delfini. Per il direttore degli scavi Varone, per l'assistente Matrone, piena soddisfazione. L'ultima statua venne trovata a Pompei 13 anni fa. Se in Italia gli studenti universitari sono 1.154.000, possiamo dire che almeno 1 milione di famiglie si sta chiedendo in questi giorni, in queste ore, come andrà a finire questo delicato braccio di ferro. Queste interviste le abbiamo raccolte poco prima della manifestazione che stamattina ha riportato gli studenti in piazza. Non rilascia nessuna intervista. E perché? Perché no? Volevo soltanto sapere quali erano le ragioni della protesta di questa mattina. La protesta è una... Senti, di a quel ragazzo che se vuole Chiambretti deve andare a Rai 3, questo è Rai 2, ha sbagliato canale, sì, capito? Vero. Aspetta, mi metto a riparare perché non riesco a sentirti bene, Raffaella. Ci sono troppi urliti in piazza. Dalle 2 che sto qua. E adesso che cosa fa con questi soldi? Che ce faccio? Ce magno! Romantico, sofferto, raffinato, le femmine mi trovano de modè. Mi critica le ghette il guanto bianco, mi escludono le danze col caschetto. Sono l'ultimo dei belli, cosa ci posso fare? È una trasmissione questa che facciamo, che impaginiamo rigorosamente dal vivo, proprio per restituire al pubblico almeno quell'emozione che spesso nei programmi televisivi è scomparsa per i montaggi, la precottura. Siamo, infatti la vostra trasmissione mi sembra molto seguita, piace molto. Ecco, adesso siamo proprio alle porte dello studio 2. Che momento sta attraversando Ornella Muti adesso? Felice? Invernale. Invernale. Bene, entriamo, faccio strada. No, no! Togliti anche questo. Ho detto toglile! Oh! Operatore! Che? Ho creduto di sognare, invece no, son proprio tua, tua. Io l'ho portata per te, ho capito. Fra le braccia tue solamente tua, bella voce, così tua sulla bocca tua.
proprio una bella voce, Presidente. Sì. Ma per le lunghe però, la signorina. Oh, ma qui siamo in un'aula, signor Presidente, anche lei si mette, calma. No, perché volevo prendere la decisione in presto. Ma fu poi tanto. Fino adesso il Presidente nulla da eccepire. Eccolo là, eccolo là. Silenzio! Due per morir così, finalmente tua, così. La nostra preoccupazione nasce da qui, anche se è chiaro che la unità interna non è in discussione. Grazie Ferragni, grazie, scusate, scusi l'onorevole Casini, ma qui altrimenti purtroppo ci cade la linea con Mosca, siamo infatti collegati in diretta. No, le brasiliane però sono personaggi che muovono la fantasia popolare e quindi in un ambiente come questo si addicono molto. Le opinioni sono molto diverse. Onorevole Martelli, l'onorevole Amalfa ancora ieri ha detto che lei ha perso la testa per le sue proposte. Lei cosa risponde? Io mi sento la testa sulle spalle e trovo sorprendente il fatto che l'onorevole Amalfa, bruscamente svegliatosi da anni di incoscienza, si sia messo a protestare nel momento in cui per la prima volta il nostro paese cerca di darsi una legge giusta, civile ma anche molto severa. Non dobbiamo essere indotti a credere che costoro siano membri della nostra famiglia o nostri amici. Non lo sono. Non provano alcuna emozione. Verso nei confronti degli altri. Io non ho mai altri. Scelto niente nella vita. Io sono un uomo che non ha mai scelto niente. Hanno sempre deciso gli altri. Nel senso che ho avuto degli incontri che mi hanno invitato a fare delle cose che in quel momento mi sembravano stimolanti. E io sono montato sui vari treni. Errare umano, ma perdonare è cretino. Lei sa chi è Gianfranco Funari, sì, evidentemente, sì. E chi non lo sa, e sta nell'altro studio, sì. E fa le sue cose di là. Noi facciamo le nostre di qua, ognuno fa le sue cose. Nuovo arbitro. Beh, allora... Mangiato in fretta, mangiato troppo, eh? Saluta la nonna, che è lì qua, dagli un bacino alla nonna. Ciao nonna. Allora, questo è il mio disco, con piacere Rai 1 e con tutte le canzoni di Sanremo, va bene? Me lo dai un bacino? Ciao. Come qualsiasi bambino in queste circostanze, piange e urla disperatamente aggrappandosi alla madre. Vuole ritornare a casa. Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. Buonasera, buonasera, grazie, grazie. I mondiali di calcio si avvicinano e per l'Italia azzurra si consumano le ultime prove. Ma
adesso non ti spaventare, io cercherò di attenuare tutto quello che è erotismo. Ma non c'è problema, basta che pagate, io faccio tutto. Come basta che pagate? Che vuol dire? Ma sì, certo, rivolgetevi pure al mio avvocato, lui sa tutto il mio tariffario. Il tariffario? Ma certo, mezza coscia sono 100.000 lire, se la tutta la coscia intera la vogliamo vedere sono 200.000, e poi le tette coperte sono 300.000, e poi una tetta con il reggiseno sono 400.000, e poi se vogliamo vedere ancora di più, una tetta scoperta sono 400.000. 400.000 per una tetta? Sì, una tetta, perché tutte e due fanno 800.000. Vedremo se è soddisfatta o meno al termine di questa riunione. Ve ne riferiremo nel TG2 delle 19.45. Ed è tutto in linea allo studio. Claudio? Farò da due, due atleti, Sì. Adesso vedrai che tra poco alzeranno. Perché si spaventano. Scherziamo! Pubblicità! Una domenica, quella di ieri, particolarmente generosa di premi per il TG3. A Roma, il Pericle d'oro della scultrice Grazia Mottes è stato assegnato al nostro direttore Alessandro Cursi e ad alcuni volti nuovi del nostro telegiornale e delle altre due testate RAI. I miei amici socialisti sono un po' monomanietici, hanno il complesso di persecuzione, mentre perseguitano un tantino loro. Il segretario del mio partito aveva fatto delle osservazioni più che condivisibili sui rischi suscitare tra gli italiani che sono in attesa di un'abitazione, o anziani o giovani che siano, delusione. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. In queste verità sconvolgenti che tutti i giorni ci rivelano questi ragazzi, sempre un saluto al nostro sponsor, al nostro compagno di viaggio, cioè a Famiglia Cristiana, questa rivista settimanale che in ogni numero propone dei servizi ampi e documentati con delle indagini approfondite in modo da essere sempre al massimo attenti alle esigenze dei lettori. Sentite più un circolo o un giornale? Io direi tutte e due le cose. Noi siamo un giornale in quanto siamo un gruppo culturale politico. E siamo però un gruppo culturale politico che accetta e cerca di utilizzare le forme specifiche del giornale. Ma grande di idee, grande di velleità, grande di testa. C'è una certa grandezza, ecco. In questa donna. In questa donna, sì. Allora, hai definito anche questa tua rivista un viaggio. Sì. Ecco, dove ci porterà questo viaggio? Dove porterà te e le tue lettrici? Da Napoli ci si colleghi soprattutto per sentire Luigi Necco parlare di Maradona e delle partite di calcio. Ebbene no, il Paese delle Meraviglie ha Necco collegato in diretta con la nostra trasmissione a parlare di Galassia Gutenberg e dei libri. Necco, siamo collegati con te, buongiorno. Ciao, e guarda che prima di parlare di Maradona, io ho fatto 2 anni di elementari e 15 di università, quindi qualche libro forse mi capita di leggere. Pronto soccorso, un film TV in 4 puntate di Francesco Massaro.
Bene, grazie. Amici, buon lunedì a tutti. E speriamo che sia davvero buono, anche se per la verità le cose qui proprio bene bene non sono andate. In effetti questa mattina avevamo visto Danaro qui in Corbeil, addirittura un più 0,4%, poi piano piano... Tutti partono per la guerra. Ecco il romantico addio tra Melania ed Ashley, un gentiluomo del sud. Hai visto che è successo? È scoppiata la guerra, ma la patria mi chiama, devo andare. Ashley, non partire, no, rimani, Melania, con me, rimani con me. No, mi viene da piangere, Melania. Pianga, perché questa... scusi, pianga, pianga, no? Melania. Lui piange, lei? No, non partire, rimani la patria con mi chiama. Me. La fortuna non fa mai anticamera. Ho preso un colpo in testa e non so più chi sono io e chi sei tu. Mi sento una celebrità, sparandone di più. Stai tranquillo, finirò in TV. Onorevole Andreotti, arrivo al compleanno di Gianni De Micheli. Solo gente figa raduna intorno a sé. Però... essendo molto rari i momenti di relax, lui solo in discoteca oppure beh con il fax. La venere di Milano regge contro me, tirando le mie guance firmate Fidel Gay. Di lacrime di tette un cappello farò, ma il mio cervello no, io non lo cambierò. Ma mi dimentico qualcosa? Ma dopo la sigla? Ma no, presentiamolo, no, ma voi lo conoscete tutti ormai, è Adriano Di Maio, dei, che dei. Sta girando, Di Maio, no, perché sei molto offeso? No. Sono più che altro un'offesa. Vero che giri l'Italia? Sì. Vero che vai cercando i ragazzi che si cercano? Sì, i ragazzi che ci cercano... Alcune donne intonano l'om. Ma qualcosa di insolito accade. Lei ha avuto un rapporto... Sì. Anzi, tu, ci stiamo dando che tu hai avuto certo. un rapporto bello con tuo padre. So sì. che è venuto anche a vivere con te, sì, tu sei certo. romano. Gli ultimi poi... anni della sua vita. Ecco, che diceva il papà di Gianfranco Funari di questa evoluzione del figlio? Del delitto di cui gli articoli 61 numero 2 423 per aver applicato il fuoco cagionando un incendio alla chiesa Santa Chiara al fine di consumare il delitto di furto. Fatto del 9-10-88. Del delitto di cui gli articoli 61 numero 2 423 per aver applicato il fuoco cagionando un incendio alla chiesa San Benedetto al fine di consumare il delitto di furto. Ma non c'è tempo per gioire, bisogna scappare. E Red Butler, col suo sorriso ironico, riaccompagna le donne con un carro verso Tara. Ironico, eh? Su, dica. Senta, perché è venuta qui a Sanremo lei? Di dov'è? Di Ferrara. E perché è venuta? Sono venuta apposta perché... mi intervisto. Perché? Mi piace. Che i lupi saranno privi dello squalificato Massimo Storgato, ma potranno contare sul rientro di Capitan Castagnini, che ha scontato i 3 turni di squalifica. Il Barletta, invece, dovrebbe giocare senza Vincenzi, Strappa e Coccia, ma recupererà Lancini e Nardini, che sono regolarmente a disposizione di mister Mario Corso. Poco fa è successa una cosa qui dinanzi a noi. È arrivato l'editore, scusate il nome, non vorrei che fosse pubblicità, è vero, e l'editore Livio Garzanti ha incontrato il preside della facoltà di lettere di Napoli, tessitore. Livio Garzanti dice, ah, lei è il preside della facoltà di lettere, tutti questi studenti, cioè, lei mi fa un po' pena,
Il professor Tessitore è rimasto sorpreso. Ma lei è l'editore Garzanti? E mi fa pena pure lei. Cioè, non erano offese personali. Era la constatazione, a livello di battute, che il libro non va. Silenzio! Per morir così, finalmente tua, così. Uno sguardo anche al Barletta, abbiamo parlato del Cosenza e ci apprestiamo a sondare anche il polso dell'umore dei giocatori cosentini con un servizio che abbiamo realizzato ieri allo stadio San Vito. Uomini, fratelli, il Dio di Israele trasse i nostri padri fuori dall'Egitto, li nutrì nel deserto, distrusse per loro le sette nazioni di Canaan e gli assegnò la terra promessa. A parte queste polemiche che appartengono ad ogni lunedì più o meno del campionato di calcio, la Roma riprenderà domani pomeriggio la preparazione. Ma bravo, bravo, tutti gli italiani vorrebbero dirle queste cose. Bravo. Basta, non esageriamo, non esageriamo. Sono epoche sospette, per favore, prego. Nel celebre Media Lab, laboratorio media di una delle più prestigiose istituzioni accademiche americane, il Massachusetts Institute of Technology, meglio noto come MIT, si sta sperimentando un livello di vita ancora più estremo nella sua immersione dentro le tecnologie della comunicazione. Oimè, ma perché Funari, i critici televisivi non sanno tutte queste cose e non scrivono anche di questo? Di questa umanità, sì, di questa interiorità che forse uno spettatore attento può ricevere e può prendere. Ma perché Funari, il critico televisivo nei miei confronti. Che ne pensa Funari dei critici televisivi, per esempio? E che poverino, il critico televisivo deve far spettacolo. E canta che ti passa insieme a noi, canta e ti divertirai. Cordiale sì, ma lungo. Che fine ha fatto la pantera, quella vera, quella che aveva messo in allarme tutti gli abitanti della campagna romana e che noi del TG3 eravamo riusciti a filmare dopo una caccia accanita, dopo che era stato detto che la cattura era questione di giorni, di ore, all'improvviso non se ne è saputo più nulla, eppure gli ascoltatori continuano a chiederci che fine ha fatto la pantera. Bene, così è un'occasione sì, anche per parlare di nuovo del collegamento che faremo noi il 4 marzo. Eh? Benissimo, e sai poi il tema di questi cari che cos'è? È un tema che mi è molto caro, che è il cinema. Addio, Samuele. Addio. Ciao. Ciao. Perone è sempre un bel tocco di topa. Facci piano! Come mai è così serio, Funari? Ma questa... perché a mezzanotte, cioè, non... sì, e sono serio perché non c'è pubblico, perché la televisione senza gente io non la so fare. Per fortuna che ho te davanti, ma ho dei grossi problemi. L'enciclopedia americana del cinema ha salvato 200 film di tutta la storia del cinema e li ha inseriti in una particolare classifica come film da mandare nel futuro, film significativi della storia del cinema. E c'è in 200 film, pensate che non sono mica tanti 200 film, c'è un film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Ultimo tango a Zagarolo. Ultimo tango a Zagarolo. Franco Franchi di scena con noi.
romantico, sofferto, raffinato. Le femmine mi trovano demodè, mi critica le ghette il guanto bianco, mi escludono le danze col caschetto. Sono l'ultimo dei belli, cosa ci posso fare? Ho morbidi capelli, il labbro sensuale. Per me l'amore è vita, non posso rinunciare. Affogo il mio dolore nello champagne. Son giorni tristi per chi ha sempre amato, la donna non mi vuole più così, mi preferisce al giovane barbuto sulla motocicletta coi blue jeans. Sono l'ultimo dei belli, cosa ci posso fare? Ho morbidi capelli, il labbro sensuale. Per me l'amore è vita, non posso rinunciare. Affogo il mio dolore nello champagne. Ci sono dei carabinieri che sposano gli studenti che stanno facendo un sit-in. Sentite gli studenti che gridano non violenza. Questi vermi qui. Ammazzo, porco qui. Qualche commento non proprio edificante. Ed ora vedrete la carica vera e propria. Sono immagini che gli studenti hanno consegnato ai TG e che noi vi mostriamo. Ecco, alcuni sono in borghese, quelli con i manganelli. Queste le immagini. La FUCI, Federazione Universitaria Cattolica di Pisa, esprime solidarietà oggi agli studenti. Puoi metterlo qui. Vieni, vieni caro, vieni. L'aiuto io. L'aiuto io. Ecco. Come stai, padretto? Adesso do un bacio a te. Caro, mamma mia. Stai. Il divorzio è consumato. Che accade adesso? Questo potrà avere riflessi sul governo? Ma nella democrazia cristiana non ci sono divorzi. I love you. Grande caldane, vampate, palpitazioni, giorno e notte. E adesso con il cerotto ormonale... Signora, lei è stata molto generosa perché non ha usato, non sì, le ha portato via il piumone. Sempre. Ma quando c'è l'emozione per dare la soluzione non ci forse si pensa. Forse perché fa caldo qui e non penso non di penso. Avere bisogno del piumone. Allora, uno pari, signori. Adesso qualche consiglio dalla regia e poi parleremo della famosa Hellmann's. Dottore, non riusciremo a fermarlo. Mangiato in fretta, mangiato troppo, eh? Vedete, la professionalità fa parte dello stipendio, ma la cura dell'attenzione con la quale decine di persone hanno seguito questo programma non fa parte dello stipendio, è un'aggiunta. Ed è quello che secondo me fa, nonostante tutto, che della RAI la RAI. Abbiamo il colapasta, la campana per permettere la cottura dietetica a vapore, a bagnomaria, insomma una batteria che costava 1,5 milioni. L'Eurostar Italia entra in casa vostra con questa proposta eccezionale a 70.000 lire al mese. È stato un filmato, anzi fatto con una telecamera, fatto dagli studenti,
molto brutto, cioè molto efficace, molto bello come documento, ma molto brutto per l'aria che evoca, per il tipo di conflitto che prefigura. Insomma, questa roba non ci piace. La fortuna va presa per i capelli. State tranquilli, non è calva. Bisogna riconoscere che ha rinfrescato un po', eh? Che fa? Mangia lo zabaglio, che è come una cosa terribile. Il pastolo delle belve sembra una cosa. Gambarotta, vabbè. Gambarotta si rinforza. Che fa? Si sta rinforzando. Iniziamo nei muscoli. Inizio i pettorali. Qua, come vuole lei? Dia allora, un voto. Fai un. Così? Ecco. Accidenti. Sentiamo lui. E lei guardi, lei sta facendo una figuraccia. Ma che guarda? No, lei sta facendo una figuraccia. Ma che guarda, questi muscoli? Ce l'ha però muscolo. Ce l'ha? Sì, sì. E andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Dove tocco adesso? Dove vuole lei? Ma guardi, no, non me la domandare. Ma mi viene istintivo. È lì, per guardare tutti i muscoli. Tutti i muscoli, siamo guardati. Andiamo avanti. Mettiamo un po' di musica. Com'è lei? Slacci pure la cintura. Così. Bravissimo. Grazie al Conad. Ciao. Al Conad, è maschile. Ciao. Ciao. È un bel giorno dire basta e andare via. Ciao. La canzone che state ascoltando si chiama, come sentite dal ritornello, Ciao amore ciao. Quell'anno a Sanremo venne eseguita prima da Tenco, che ne è anche l'autore, ecco, lo vediamo in questa immagine giovanile, e poi da Dalida. Luigi Tenco a Sanremo ha 29 anni. È la prima volta che partecipa a un festival di quella importanza, ma anche a un festival in generale. E sarà anche l'ultima. Ancora premi per sindrome d'astenia della sovietica Kira Muratova, Orso d'argento, al tedesco orientale Kamen Haut di Heiner Caro, Orso d'argento, e agli attori di A spasso con Daisy, Jessica Tandy e Morgan Freeman. Infine un orso d'oro anche per l'Italia, un piccolo orso d'oro per Mr. Tao di Bruno Bozzetto, sezione cortometraggi. Solo 3 minuti, ma così intensi da lasciare il segno. Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con 2 qualsiasi? Eh sì. Una spaccatura che dovrebbe essere suggellata dalle dimissioni di De Mita da Presidente del Consiglio Nazionale. Un miracolo che si dovrebbe compiere nelle prossime ore. E siamo arrivati alla maionese Hellmann's. Beh, io ho sempre parlato di maionese Hellmann's rivolgendomi alle mamme, alle cuoche, alle persone adulte, e invece non ho preso in considerazione il fatto che la maionese piace tanto anche ai ragazzi, ai bambini. La nostra cultura, secondo me, ha poca identificazione oggi. Io stesso ho cominciato, per esempio, a comprare, a collezionare, a leggere l'enciclopedia medica a fascicoli, pensando di farmi una cultura nel settore. La nostra cultura ormai è fascicolizzata. Invece cosa mi è successo? Che leggendola mi sono convinto ad averci tutti i sintomi di tutte le malattie, soltanto che mi sono venute in ordine alfabetico. E quindi col primo numero ho saputo di avere l'anoressia, l'aritmia, l'asma, l'astenia. Per farmi venire le zecche ho dovuto aspettare l'ultimo fascicolo. Dopodiché, partorito, è entrata in una serie di disturbi molto severi, che sono disturbi classici della fase menopausale. Allora, già qui è tutto chiaro che cos'è la menopausa. È l'esaurimento definitivo del patrimonio follicolare ovarico. Non ci sono più uova nelle ovaia, ma non ci si arriva generalmente di colpo. Auguri. Grazie. Se le può essere di... Anch'io non ho subito quel tipo di intervento al seno, l'ho subito anch'io all'utero, però credo che sia molto importante come ci poniamo noi di fronte al male, alla vita, con coraggio, coraggio signora. I love you. I love you.
Non mi pare, io l'ho interpretato più come una preoccupazione, probabilmente la constatazione delle difficoltà può far anche ritenere che la responsabilità sia di altri, ma la responsabilità è oggettiva, la difficoltà è oggettiva. Questo animale è stupendo, che è una mistura di bellezza e brutalità, che è anche una metafora perfetta per comprendere l'Artico. Pensa chi ha lasciato là nella terra di Allah, mentre accende allerramento si ferma a guardare. Vuoi comprare, vuoi comprare. Cari Mafur, 049-651-233, fra poco ancora tanti capi per voi, chiamateci anche adesso durante la pausa pubblicitaria perché fra poco siamo ancora assieme. Senta bella signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti il filone? So 3 chili e lascio, ce l'ho ficco dentro il sacchetto. Guarda, se torno dentro il pomeriggio ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti. Allora torno nel pomeriggio. Alle 5, va bene? Per lei il filoncino speciale c'è sempre. So diabolico nell'amplezzo, sproporzio un atto per quel che riguarda le dimensioni di sesso. E se trovo la donna... Era lui, era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa. Era un orrendo butterato di 26 anni, con il culo molto basso e un alito agghiacciante, tipo fogna di Calcutta. Dici soltanto che Anthony Ranieri, parla una canzone di buon augurio, vi presenterà... Hello, e io vi dico hello, hello, hello. Grazie di essere con me. Hello. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I kiss your lips 1,000 times. Sometimes I see you pass outside my door. Hello. Sono Ragozzini. Ecco. Buonasera. Buonasera, dottore Ragozzini. Che peso hanno le combinazioni, le combine, le pressioni sulla composizione che voi fate del vostro cartellone? Adesso qui si esagera sempre, si dicono sempre cose che poi non appartengono alla verità. Cioè esistono le belle canzoni, esiste una commissione, lì ho visto tra molti amici anche Vivarelli che quest'anno ha presieduto la commissione di ascolto e tutto è molto e sicuramente più serio di quello che dicono i giornali. Scoprirete che c'è modo e modo di tagliare una torta. Vorrei farvi però una raccomandazione. Non vi fate prendere dalla rabbia e dallo sconforto, perché chi sa bene come si taglia una torta gode della nostra irritazione. Come cittadini, invece, dobbiamo essere capaci di smontare con freddezza e tenacia certi meccanismi collaudati per capire dov'è il trucco e dov'è l'imbroglio. Ale Filmago delle Tre Venezie, che poi tra l'altro è un demonologo riconosciuto a livello europeo, dico questo perché è giusto che voi sappiate le varie cariche e onorificenze che mi vengono riconosciute e che di tanto in tanto mi vengono date. Perché? Perché mi qualificano, care amiche e cari amici, perché mi ritengo uno scienziato, perché mi ritengo uno studioso di queste cose. Ebbene, io penso, sono sicuro e credo che questa materia sia materia di scienziati, sia materia di studiosi e non invece materia, come troppo spesso accade,
materia che viene così acquisita da personaggi poco chiari. E questa è anche la tua impressione, Everardo? Per forza, non è soltanto la nostra impressione qui in Piazza degli Affari, da dove come sempre vi riferiamo in diretta, ma è l'impressione di tutti i cambisti, di tutti gli operatori, ma direi soprattutto di tutti coloro i quali in borsa lavorano. Lei mi deve rendere conto. Per i conti se ne occupa mio zio Andunello. Mi perdoni, dottore. Ma tu chi sei? Io sono ragionier Fantozzi, marito della signora Pina Fantozzi. Oh, questo è quel 700.000 lire di debito. Ma che ce farai con tutto sto pane? Lo domandi qui a suo nipote, che insidia... Lei insidia la mia signora. Quale signora? Quale? Mia moglie. Tua moglie? Sì. Ah, lei è collezionista di mostre. Quel che c'è in mostrino piccolo e in mostro un po' più lungo. Beh, deve essere stata una grande soddisfazione aver completato una così bella collezione. Bravo. Qui tutto parla di voi. Quando entrate dentro il cortile tutto Fantozzo. Pensi che noi addirittura pensavamo a un certo punto la signora probabilmente lavora in Circo Togno. L'unica roba che potete fare è fatto un bel viaggio a Lourdes. Questo mondo del cuore immacolato di Maria, io voglio unirmi anche ai tifosi del pallone raccomandando loro che non facciano più piangere nessuno quando vanno alle partite di calcio, ma siccome che questo mi è sempre piaciuto anche a me, il calcio, e qualche volta giocando con i più giovani ho preso anche delle pedate, anche delle morsicate, ma l'ho sempre, è un gioco che ci ho sempre tenuto, che mi è sempre piaciuto a passare qualche ora di svago. Però da quando ho cominciato ad assalire gli stadi mi sono veramente rattristato, rammaricato. Vorrei dire, teniamo pulito questo gioco che non sa da pugni né da guerriglia, non dovrebbe. Dovrebbe essere proprio un momento di distensione, va bene. Tu tieni per il Milan? Io tengo per l'Inter, tutti e due. Io tengo per Roma senza dispiacere, tu tieni come gli altri. Il milanista Rijkaard vede così lo scontro con gli azzurri. È un amichevole così, non dice molto, penso. Non tutto finirà forse per i mondiali, ma tutto servirà anche dopo i mondiali. Quindi un po' di disagi adesso, ma insomma anche dei grandi vantaggi. Un po', la ringraziamo per un po' di disagi, perché molto devo dire, tanti disagi. Grazie, onorevole. Aiutatemi, che non devo andare a nessuno, hai capito? Che voglio, voglio ti aiutare. Che stiamo facendo la verità. Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Trinco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo indubbiamente, ma non sta a noi giudicare, sta a noi fare soltanto della cronaca. È successo alle 2:15, noi stavamo ancora in smoking al casinò, c'erano delle discussioni indubbiamente, chi aveva perso, chi aveva vinto. Poi improvvisamente è giunto un suo amico stravolto. Ha avvisato tutti, è stata una corsa di decine di macchine a piedi, in macchina qui all'Hotel Savoia, abbiamo trovato la hall già piena, la tragedia era compiuta da pochi minuti. Ci siamo precipitati giù nella dépendance, dove era Trinco, alla camera 219, vicino alla camera di tanti di noi, che stavamo lì. È intervenuta la polizia, la camera è chiusa, non abbiamo visto niente, ci siamo guardati bene da entrare con la macchina da presa. Cosa vi devo dire? Spero anche sul Dawn e infine Trapezio, quindi avremo ancora molti martedì sera in cui invece diciamo del Club Martedì troveremo questo corollario che mi pare simpatico per gli appassionati, sempre dedicato al nostro Bert Lancaster che mi guarda con cipiglio dal chroma key alle mie spalle. La canzone che adesso ascolteremo si chiama Un altro giorno ed è cantata dalla banda blu per salvare il Mar Adriatico. Thank you.
destino, ma guidalo se vuoi. Forse inutile, forse una canzone in più. Sperando ancora, cercandoci più su. Segui il sogno e credici, non è una bugia se non vergognosa, è dedicato e destinato ai bambini, ma forse soltanto pieno di parolacce, cose volgari. Te lo vorrei presentare, tu cosa ne pensi? Io penso che è una cosa abietta, perché in primo luogo sul piano del gusto, io penso che ai bambini bisognerebbe sempre dare cose di prima qualità, sia sul piano letterario, sia sul piano delle immagini, insomma, no? Quindi il primo crimine è quello di dargli, mettergli in mano delle cose che sono innanzitutto volgari, poi sono anche sconce, sono anche stupide. Insomma, io penso che, non so, voglio vedere che questo signore che mette la sua firma su questo periodico, forse non ci sono gli estremi per denunciarlo, perché la nostra è una legislazione molto, molto tollerante per quel che riguarda così, la stampa, eccetera. Però, insomma, si chiama Dario Pizzardi. Beh, io dico che è un imbecille o un mascalzone, mi dico. Mi ricordo quando noi eravamo due bambini e puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo, ben ben. Non vi poneste il problema che quel massacro avrebbe prodotto reazioni durissime e ferme, anche a livello istituzionale? No, nel senso che eravamo già nell'ottica anche dello scontro violento, dello scontro duro, il discorso della guerra che veniva battuto e ribattuto nei comunicati e faceva parte del nostro programma dell'ora, quindi non c'è. Pensavamo di poter comunque reagire a qualsiasi tipo di reazione a sua volta dello Stato e che comunque era inevitabile verso una rivoluzione che si pensava violenta, cruenta a livello di guerra civile e non ci si preoccupava di una reazione dello Stato che avrebbe a sua volta innescato una reazione più alta a livello nostro. Ecco. Fra mezz'ora tutti alla partita. Allora data alla centrale il numero delle macchine. Sono 6 autovetture. Le targhe per il sequestro. Bene. D'accordo. No, quella lì non è da consigliare perché non stavano combinando niente. Quale? Questa qui. Scusi, dottore. Anch'io, scusi. Questa allora, ritmo qui. Scusi, però, quale, dottore? Lei è stato visto. Quale, il signore è stato visto e non combinano niente. Questa qui, sì, sì, sì. Va bene, adesso vedremo. Io lì ho la certezza assoluta che non stava combinando niente. Quindi io dovevo lavorare domani. Va bene, devi andare a lavorare, però non venivi qua così eri sicuro di andare a lavorare domani mattina. E chi lo so io? Come che lo sai? Ognuno non è che può fare quello che dice lui. Qua bisogna rispettare la legge. Parla mai del passato lei? No. Con Serena o Serena per sua iniziativa? No, direi proprio di no. Nemmeno del passato recentissimo, diciamo? No, non è mai successo e direi che questa non è materia di genitori affidatari quali noi siamo, ma è materia di forse di psicologi. Direi che non mi permetto di entrare in questo campo, posso dirle che non è mai successo. Come immagina il futuro? Immagina che Serena sia con lei e che lei gli parlerà di quello che è accaduto o no? Ma direi proprio di sì. La signora Ginsburg dice, direi, e questo io rispetto il suo parere, che uno degli obiettivi di questo libro era di far sì che tra qualche anno questa testimonianza scritta sulla carta aiuti questa bimba a sapere di più sul suo passato. Io posso semplicemente dire che questo sarà il nostro compito, nei modi e nel momento che
giusto e nei toni giusti. Come ti chiami? Joe Waltrop. Joe Waltrop. Io sono Shep Organ. E questo è il mio gregge. Oh, piacere. Questo qui è Pinkum, che noi di solito chiamiamo Pinky. Questo è Sam e quella iena che ride è Carson. Daniele Ortega in versione western, campeador sandinista di un Nicaragua intriso di sangue, aplastato, schiacciato dal gigante del nord, contro Violeta Chamorro, una vera signora, in sedia a rotelle per una caduta. Allora cosa fa Marcella allora... per modificare? Dunque. Senti Marcella, mi fa sentire l'altra voce? Certo. Oddio, com'è? Certo. No, non era il servizio dalla Jugoslavia. Sentiamo se possiamo mandarlo in onda dall'inizio. Sì. Un attimo solo, scusate. Mangiato in fretta, mangiato troppo, eh? Loro no, lui no, lui sì. Loro no, lei no, lui sì. Loro sì, lui no, lui no, lui sì. Lui no. Lui sì. Lui sì. Loro no. Lui no. Lui sì. Lui no. Lui no. Lui sì. Loro no. Lui sì. Chi ha paura della pantera? Beh, è un movimento che prima si dichiarava pacifico, adesso sta cominciando, almeno a Bari ci sono degli esempi, sì, di scontri tra... Pagina 9, sì. Tra vada avanti. Come ho detto, cioè, ci sono dei carabinieri che spostano gli studenti che stanno facendo un sit-in. Sentite gli studenti che gridano non violenza. Questi vermi qui. Ammazzo qualcuno. Qualche commento non proprio edificante, ed ora vedrete la carica vera e propria. Sono immagini che gli studenti hanno consegnato ai TG e che noi vi mostriamo. Ecco, alcuni sono in borghese, quelli con i manganelli. Che vergogna, ma che grandissima vergogna, ed è possibile, concepibile, pensabile che questo nostro mondo, che pure ha raggiunto traguardi elevati da un punto di vista del progresso scientifico e tecnologico, assista ancora impotente al fatto che bambini sono oggetti di commercio, al fatto che esistono varie forme di violenza fisica o psicologica contro i bambini. Sono partita dal caso di Serena Cruz e ho citato altri casi che mi sono sembrati terribili. Io non è che mi fermo a Torino,
ma di sentenze di giudici minorili che mi sembravano terribili, di bambini portati via ai genitori perché erano poveri, di bambini portati via alla nonna perché era vecchia. Ho parlato di questi casi e mi sembravano spaventosi. La scrittrice non dovrebbe scrivere più libri come questi perché la bambina ne risente molto di questa cosa. Secondo me dovrebbe essere rimasta alla prima famiglia che l'ha adottata. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro, coperti da un telo. Sono due uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi. Sono quattro morti, mi dice più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, puoi andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con mitragliatori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete? Poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello della Ritalia, ma no, l'Italia non ha quei gradi, ma non ha quei gradi l'Italia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, hai ragione, stavo pestando inavvertitamente i bossoli. La Pantera aspetta al varco gli studenti di un fantomatico contromovimento 90. È un clamoroso insuccesso, perché su 60.000 firme che c'erano contro l'occupazione, noi pensavamo uno su 20 ci porterà, e invece non è vero, non sono venuti. È un fatto storico che la gente che sta parecchio a sinistra è più abituata, più idonea quasi, credo proprio per costituzione fisica, non mi riesco a rendere conto quale possa essere il motivo, a stare in piazza, a fare queste cose qua, queste carnascialate. Noi faremo le carnascialate, loro la possono andare a fare al ristorante, insomma, perché sono 20. Dice non scendiamo in piazza, te credo, se ogni volta fanno queste figure. Vespa, vive con me. Bonisoli, chissà quante volte le sarà accaduto di rivedere in televisione le immagini di Via Fani, quei corpi crivellati di colpi dentro le macchine, sull'asfalto, tutto quel sangue. Ecco, il 16 marzo, quando la scena era sotto i suoi occhi, lei come la vide? In quei casi... Non c'è tempo per pensare, cioè il problema è andare via subito e riuscire a realizzare, cioè a compiere definitivamente la cosa, cioè portare via Moro, andare via noi, ecco, e riuscire a mettersi in salvo. In quei casi non è che si riesce a pensare, sono cose che si pensa sempre dopo. Il gioco, brutto vizio. È formato troppo grande il corriere. Ehi, là sotto sarà pieno di alghe e di meduse. Mi strappi le mutandine, vedrà. Il mio strumento è più robusto di un cobra. E deve lacerare orribilmente. Orribilmente, orribilmente, vedrai.
ci avrei giurato. Odore di muschio, profuma d'ambra. Che voglia di pescare nella tua materia prima. Che voglia di tuffarmi per la grande pesca. Quasi svengo all'idea. Oh. Basta con i sentimenti, passa all'azione. Sbottona, sbottona. Ah, i tuoi pantaloni, che universo. Per il mondo di Quark vi ricordo alle 14:15 le foreste e i fenicotteri della Valle del Rif. Ed ora occhio al biglietto. Questa pelliccia è già stata venduta alla signora... Oh. Pelliccia, pelliccia, la mia! Come faranno a togliermela? Ma è giusto levare dei bambini a dei genitori perché i genitori sono poveri, ma io non lo trovo giusto. Gli diano dei denari. Ma perché dici queste cose, scusami? Hai letto delle notizie sui giornali, possono avvenire delle ingiustizie. C'è una sentenza della Cassazione che lo dice. Ma sì, che dice delle cose, l'hai letta? Ecco, questo è il discorso, l'hai letta tutta e cosa dice? I bambini vanno non solo tenuti, ma nutriti, educati, vestiti, puliti, assistiti, tutti i giorni, tutte le ore, in tutte le condizioni. Un attimo, arriveranno le immagini. Scusate, abbiamo un attimo di dei problemi sulle linee, allora vi do una notizia di base che non c'entra. Andiamo un po' la mano a Marcella, per favore. Marcella, mi fa sentire cosa le ha detto con la voce della cartomante. Cosa le ha detto? Cosa ha detto a Roberto? Innanzitutto ho chiesto... Come ti chiami? Roberto. Bene. Allora, la vita è molto lunga, ma è strano perché... vedo una cosa bella, l'amore. Ma in acchiere lo stanno? Porti la dentiera? Allora fidati della mia esperienza. Usa Super Polygrip, la crema super adesiva per dentiere, che tiene veramente a lungo e non irrita le gengive. Allora, mentre tu fai che? A rifarlo un po'? Ecco, fece vista una carata che i denti. Uno dall'altra parte ha detto, a me, più che in hackere, mi sembra una protesi che balla. Dice che sta bene. Adam, you've been off the scenes for a long time, 5 years. Sei stato lontano dalle scene per ormai 5 anni, un lungo periodo. What have you been doing during these 5 years? Cosa hai fatto durante questi 5 anni? Tu sai qualche cosa? Su, dimmi, ho fiducia in te. Non è solo per quella persona, è anche un po' per tutte queste... quelle che direttamente o indirettamente mi sento responsabile, perché bene o male, cioè quell'esperienza è stata un'esperienza così forte, così totalizzante, che anche nella misura in cui, cioè anche verso la persona in cui io magari non c'ero, non mi sento meno responsabile della persona, ad esempio, che c'era. E questo è un grosso problema che rimane e che ovviamente ognuno affronta, riesce ad affrontare con sé e con gli altri in modo molto personale ed è sicuramente per me più difficile
Credo che qui non servano le frasi fatte, le dichiarazioni, non so, di principio. Non so, sospendo un attimo. Certo. Difficile da giudicare da fuori. Io credo che una madre magari distratta è preziosa per un bambino e il suo rapporto con il bambino è essenziale, e se glielo portano via è una cosa che io trovo spaventosa. Certo, ecco, è stato ragione, detto allora che questo era il versante lacrimoso e mammone. Ecco, sì, il cuore e le lacrime, sarà il cuore e le lacrime, però io mi chiedo, senza cuore e senza lacrime, come si fa a guardare i destini della gente? Signora, buongiorno. Signora, che facciamo? Pronto? C'è contatto? Ma signora, non è contatto questo contatto. Non a me, non a me. No, signora, guardi, io sono chiamata, non chiamo io, non si preoccupi, non paga la telefonata. Ma certo, signora, perché se indifferenza mi sembra che a me nel mio telefono sono spesso volentieri con la FIP. Non lo a so. Lei chi la chiama, la FIP? No, no, signora, non mi chiama la FIP, è la RAI che mi chiama. Signora, come faccio? Lei la chiamerà? Io a mia madre, signora, che devo chiamare d'urgenza. Signora, io stacco il telefono, però lei non si chiama a staccarsi. No, signora, se lei chiude sì, una volta che lei viene chiamata. Signora, io ho chiuso il telefono, ho provato a chiudere, ma rimaniamo sempre in contatto. Guarda, se lei chiude il telefono, io lo sento. Sì, ma io ho chiuso, ho provato. No, signora, guardi, lei signora, non è chiuso. Guardi, chiudo. No! Pronto? Sì! Sì, ho chiuso, vede, signore! Che andiamo avanti, Pina! Signora, glielo vuole dire allora a quelli della RAI se chiudono loro? Io chiudo! Se lei è chiamata! Signora! E mamma, chiudo io! Io chiudo! Signora, scusi, guardi, ho già chiudo io! Un attimo, guardi, sono in diretta alla televisione! Oh, ma signora, faccio allora! Grazie, la ringrazio! Prego! Pronto? Ci siamo? Ha finito di litigare, signora! Sì, no, no, veramente, non stavamo litigando, problemi di fissi. Buongiorno! Buongiorno! Regà! Funare la chiama. Questa telefonata... Signora, parla pure lei, sa. Continuano! Siamo in molti! No! Bad to the bone. Bad to the bone.
mangiato in fretta. Mangiato troppo, eh? Sì, io sento parlare pure il signor Funari. Che gli ho riconosciuto la voce in diretta. Oh. Paolo, dai, dammi la sedia. Ah, regà, quando vi siete messi d'accordo, mi dite con chi devo parlare, eh? Camerati! Sto gentilmente aspetta che finisca la telefonata e poi chiudiamo, va bene? Signor Funari, io devo chiamare, chiamo da Termini Imerese Palermo, dico io, se ho un'indifferenza che si sbrighi. Dunque, allora... Allora, il problema è questo. Giusto dalla combinazione, lei Funari o Furnari? Sì, Furnari. Adagliati, tu che sei giornalista, sì, me sai di perché mi succedono tutte a me. Ma questo è incredibile. Ma perché mi succedono tutte a me, è per la prima volta nella storia della RAI, che ce n'ho due al telefono, una si chiama pure Furnari, sto cacchiate più di Hitler. Io che devo fare adesso? Con chi faccio lei, signor Funari? Faccio io. Non cedete a dei bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi reggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello. Difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo. Non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini, voi. Lei come si chiama? Furnari. E io... Vabbè. Allora, signor Vabbè. Funari. Au. Che fa, giochiamo? La signora Premura. Ah, signora, senta, ma lei... Prego. Lei, no, la prima si chiama Furnari, lei come si chiama? Irene. Irene. Lei ha telefonato per giocare con me? Sì. E alla signora Furnari che c'entra? È un contatto della CIP, ci siamo trovati a parlare insieme. È già partita con questo calcio, la forza di quest'atleta è veramente incredibile. La nostra briosa, che è veramente briosa questa sera. È briosa, sera. È spumeggiante, beata lei, contro la Nancy Cumi in questo momento. Porta un stampato sul suo costume, un bellissimo Mustang. Come si vede non c'è sanguinamento, non c'è nessun tipo di complicanza. L'intervento quindi è ormai al termine, viene poi recuperato questo calcolo all'esterno in modo tale che noi possiamo successivamente poi dimettere la paziente nel giro di pochissimi giorni. Io stavo chiamando al policlinico di Palermo, chiamo da Termini Imerese, stavo chiamando Palermo. Lei, signora Furnari, ha chiamato anche lei me? No, 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 io chiamavo Palermo, policlinico, all'ospedale di Palermo. Sembro che forse c'ho la faccia del chirurgo stamattina. No, per carità, non lo so. Senta, io non lo so. No, perché l'altro giorno un giornalista del Giornale di Sicilia ha scritto che io faccio delle cose strane per andare a blob. Non è vero, io non voglio fare polemiche, nel senso che, dato che noi facciamo 3 milioni tutti i casi blob, che deve fare delle cose strane da noi. Ma ecco, io le cose strane non le faccio proprio, me vengono. Siamo favorevoli alla riunificazione della Germania, ovviamente se vi sarà una volontà tedesca in tal senso, ma consideriamo che questo processo debba essere inserito nel quadro di alcune specifiche regole. Il primo è di acceleration and the strengthening of the process of vertical integration of weapons. Thank you.
je crois que c'est dans ce chant que moi j'adore, qui est le chant des partisans, qui est Ciao Bella Ciao. Et merci pour cette heure de plaisir que vous nous avez donnée. Merci à vous. À bientôt. Hein. Oui, à bientôt. Sono due tipi diversi di femminilità. Se invece volete votare per Papa Giovanni XXIII, crocetta sulla B. Andiamo a vedere cosa hanno preparato per il Papa buono. Gli anni 60 furono anni di grandi cambiamenti anche per la Chiesa Cattolica. Angelo Giuseppe Roncalli, eletto Papa con il nome di Giovanni XXIII, fu il primo pontefice a volere questi cambiamenti. Il primo a volere una Chiesa moderna in un mondo che si stava rapidamente evolvendo. Ma la sua grande popolarità, anche tra i non credenti, è dovuta soprattutto alla sua immensa carica umana. Mi piacerebbe tornare al carcere di Viterbo. Poverina, non è che chiede solo di essere trasferita da un carcere all'altro. Per avere l'opportunità di poterla vedere ogni settimana, mi appello anche alla tua sensibilità di madre e di donna per poter essere aiutata a realizzare questo mio sogno. Manda saluti a un'amica che è detenuta a Viterbo. Spero che tu legga la mia lettera in trasmissione senza dire il mio cognome. In tutti i modi la trasmissione, beh, le piace molto. Ciao, auguri, Anna Rita. Anna Rita, noi speriamo proprio, cercheremo anche di far qualcosa se è possibile che tu possa essere trasferita nel carcere di Viterbo per poter vedere così almeno una volta a settimana la tua figlia. Due serpenti, i serpenti mi fanno paura. Allora, c'erano due serpenti. La mamma e il figlioletto. E il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi. E dopo un po': mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi. E dopo un po' di nuovo: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi. Ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicato la lingua. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. Oh, adesso abbiamo una coppia di ottantenni che si sono appena risposati. Più pessimisti i socialisti. Craxi, che parla di fenomeni di crisi politica profonda, ha convocato per domani la direzione del partito per un severo esame della situazione. Gli fa eco il vicepresidente del Consiglio Martelli. Mi osservava crescere. Analizzava la crescita di un bambino. In ogni dettaglio, ora per ora, o pressa poco. E perciò aveva sempre la macchina da presa puntata su di me, giorno e notte. Nella mia infanzia non sono stato mai un istante solo con me stesso. Abbiamo mandato la nostra Susanna a fare questo filmato e ha chiesto quanto segue. Il vostro figlio più grandicello è geloso del fratellino o della sorellina? Suo figlio è geloso del fratellino? No, assolutamente, non ha fratellini. Ah, è per questo? Sì.
sento. Io il figlio adesso non lo sento, io sento questa gravidanza che probabilmente non porterai a termine, però poi più in là è possibile che, sai, quando, non so com'è la questione, ma magari quando cominci che la possibilità c'è e allora magari con le cure, con le cose, ecco. Io un figlio non lo sento. Cari sequestratori, io so che voi siete delle persone intelligenti. Avete veramente messo a segno un colpo che dimostra veramente la vostra intelligenza. La fortuna passa tra le gambe della gente 3 volte al giorno, bisogna saperla acchiappare. Tutte, però in sostanza sono delle frasi che possono... Io per... vi dichiaro... A te, alzati. Si sente Massimo. Parlare spesso, no? Si dice... Dai. Spesso si dice che gli attori sono cani, quindi è venuto. Al cane la stampa non interessava e l'unica reazione pisciò sull'angolo dell'edicola. Era una cosa che fanno anche i cani dell'Ovest e di solito senza particolari intenzioni politiche. Ma la pantera vera, quella che poi ha dato il nome al movimento degli studenti, quella vera che mise in subbuglio per tanto tempo i dintorni di Roma, scappando, dov'è finita? Perché nessuno ne parla più? Sono domande che ci siamo posti nei giorni scorsi e ci chiediamo anche se sia ancora viva e se sì, come abbia fatto a sopravvivere a un clima che non è il suo. Si è incantato, merda. Le previsioni del tempo indicano condizioni meteorologiche sostanzialmente buone per tutto il fine settimana. Una corrente io posso offrirvi qualcosa? Potrebbe provocare l'aumento della temperatura. Io vorrei sapere chi cazzo. L'umidità dell'aria si aggirerà su valori normali. Vuol sapere chi ha trasferito i vecchi filmetti su videotape. Non so, li ho dati allo studio e hanno fatto tutto loro. E quella sigla, alla fine? Il silenzio non serve e la solitudine dura da sopportare, non aiuta. Perciò ci trasferiamo subito a Stalleva, dove c'è con noi in diretta il padre di Patrizia. Buonasera, buonasera Franco Simonetti. Franco, abbiamo dei problemi d'audio? Puoi parlare per favore per vedere se è stato ripristinato il collegamento? Non mi sentite? Adesso è perfetto, vai pure. Stavo già pronto. No, ancora problemi di audio. Ancora problemi di audio. Stavo. Provo con questo, perfetto. Va bene? Anna, puoi sentirmi? Dovunque tu sia, abbi fiducia. Guarda in alto, Anna. Lobby principale, primo, è il che poi anche si confonde anche a metà col lavoro, volevo dire, una cosa a metà fra lobby e lavoro è lo scrivere. A me piace riempire proprio, scrivo una quantità di carta incredibile ogni giorno, devo dire. Però questa è una cosa che fa parte, è a metà fra lavoro e hobby, dicevo. Altri hobby, per esempio, io colleziono delle cose.
paura. No, Mark! No, Mark! No! E sono contento di aver paura. Di solito scelgo delle ragazze qualsiasi, delle studentesse ad esempio. Certo, occasionalmente mi può capitare anche di usare una professionista, soprattutto se è particolarmente bella e sensuale e se si adatta allo scopo del servizio, ma preferisco ragazze che non siano del mestiere. Dal Canada con furore. Bene, io vorrei parlare per l'Accademia di Perugia. Noi due giorni fa abbiamo avuto un tentativo di sgombero da parte della polizia, che è venuto alle 8 di mattina accompagnata dal presidente e dal direttore dell'Accademia. Scusa, stai rispondendo al giornalista oppure no? No. Sì o no? Qual è la tua risposta affermativa? Beh, insomma. E lancia il nuovo slogan. Ni el modelo comunista, ni el modelo capitalista, sino que el modelo sandinista, que es el que pertenece a los nicaragüenses. Non vale il modello comunista, non vale il modello capitalista, ma quello sandinista che appartiene ai nicaragüensi. Ecco, e non sempre la presenza di calcoli provoca dei sintomi. No, la maggioranza dei calcoli non dà segni di sé. Bene, tanta carne al fuoco questa sera, procediamo con ordine. Lei rischia di far condannare sua madre, colpevole, se fosse colpevole, ma comunque sempre una condanna penale è, ha capito? Anche se sei colpevole... Non si rivolge la parola direttamente a mia madre? Sì. Si parli è venuto da fuori in conseguenza cose sbagliate. Quello che hai fatto tu è una cosa, quello che c'è di separazione tra me e tuo padre, tu non le puoi mettere in mezzo queste cose, è 14 anni e mezzo. Ma sono cose che vanno seppellite insieme. Signorina Rita, mi sente? Sì, la sento. Allora attenzione, perché noi a questo punto vogliamo sapere se lei ha in casa i peperoni peperlizia. Sì, va bene, sì, se lei ce li ha... Sì. Che il nonno è sempre stato un tipo sicuro. È così? No, Umberto, no, non è così. Era la, non è la ragione, non è quella, non mi spiace. Non è questa? La ragione no, è... Lei non suggerisca per cortesia, perché lei è il padre, non si mette in mezzo, perché questa è una vicenda fra madre e figlio. Lei stia al suo posto, per piacere. Dunque, signor Forte, diceva, lei si alimenta soltanto con una bottiglietta di cosa? L'aceto ormai va così forte che non ha bisogno di essere spinto. Tutte voi donne sicuramente in cucina avete questo aceto. Sì. Un giornalista professionista. Mi faccia guardare in faccia il pubblico. Chi vi dice che è limpido, trasparente, chi vi dice che è moralmente ineccepibile, indipendente, privo di condizionamenti, libero, chi non usa quel bel condizionale usato prima dal teste Mario Pirani, dovrei dire di sì. Non fidatevene. Non fidatevene. Non fidatevene. Sì, è vero, prenderà un sacco di calci, ma sarà lui il grande protagonista. Come deve essere la televisione per essere una buona televisione? Ma credo che deve essere verità. Credo che dobbiamo essere molto veri. La gente che ci ascolta e che ci guarda è molto, molto saggia, furba e quindi non accetta ipocrisie. Possiamo
Sì? Sì, va bene. Ma il prodotto deve fare ancora molta strada prima di arrivare al consumatore. Non sono gettoni d'oro, evidentemente, però guardate che sono delle cose eccezionali. Io lo dico sempre, vorrei averle a casa mia, ma anche Luciano, perché sono opere straordinarie. Mangiato in fretta? Mangiato troppo, eh? Dopo il telegiornale Domenica Sprint, trasmetteremo uno speciale del TG2 in omaggio a Sandro Pertini. Accanto a me ci sono due giovani. Voi, ciao Sabrina, ciao Giovanni. Buongiorno. Voi sapete quanto il nostro ex presidente abbia sempre amato i bambini, abbia sempre amato i giovani, e quindi immagino anche voi non lo dimenticherete mai, vero? No, sicuramente, anche perché io mi ricordo che quando ero giovane era sempre, cioè quando ero giovane, sono ancora giovane, ma quando andavo a scuola lui era sempre molto vicino a noi studenti. Grande presidente, presidente della gente, il presidente dei giovani, il presidente degli sportivi. Il mondo ha perduto un grandissimo personaggio, lo sport è un amico sincero. Ieri sera, come tutti già sapete, è mancato Sandro Pertini, al quale mandiamo il nostro saluto. Non va in onda. Gentili telespettatrici e nostri telespettatori, inevitabilmente la nostra trasmissione si tinge di un velo di tristezza. È deceduto un grande italiano che è per noi tutti una lezione di morale è deceduto un grande italiano che è per noi tutti una lezione di coerenza politica e di rigore morale, Sandro Pertini. Pertanto siamo costretti a sospendere la nostra trasmissione in omaggio alla memoria di Pertini. E di Pertini, siamo in tanti a pensarlo, si conserverà nel tempo incancellabile memoria storica. Però oggi è diverso. Ora, purtroppo, secondo noi, l'avvenimento più importante di questa settimana è la morte di Sandro Pertini avvenuta ieri notte. Per cui non ce la sentiamo di giocare, ridere o scherzare su un argomento del genere. Scusate, sì, capita anche a noi una cosa... Una volta nella vita. Quindi noi questa sera non faremo l'editoriale, staremo zitti e lasceremo ad altri la possibilità di sfruttare l'avvenimento come meglio credono. Mi pare più così. Capi! Cosa c'è? C'è lo schifido! Pensi, Giampaolo, che i lineamenti somatici di ognuno di noi possono in un certo senso estrinsecare la nostra interiorità? Bah, penso certamente... Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno i quattro per te. Quanta fretta, ma dove corri, ma dove vai? Che fortuna ha avuto di incontrare noi? Io personalmente sono da sempre democristiano e... A differenza di tanti ex, credo che morirò democristiano in questo paese. I nati di domani avranno una volontà ferrea, ben determinata, tendente ad ottenere posti di comando. Abbiamo fatto crescere la società che ci circonda, dico. Almeno un colpo di telefono per assicurarci che è viva, che sta bene e che tornasse. Aspetta. Bello, vai Lidia. Dio, questo è il brutto. Qualche problemuccio. Pur circondato da tanto scetticismo sulla fine prematura del suo governo, Andreotto ha rotto gli indugi. Con fuego e passione.
D'accordo. Scusi, signor Batrace, ma lei chi è? Lunedì scorso, 19 febbraio, le preferenze del pubblico sportivo della televisione RAI hanno raggiunto quota 2.175.000 per Sport e Regione, considerando ovviamente le edizioni di tutta Italia che vanno contemporaneamente in onda per ciascuna sede regionale e quindi anche la nostra. Motivo di soddisfazione, dicevo, e di impegno per l'avvenire, per fare sempre meglio. Per lui è sempre Quaresima. A chi è Rojo de la Noche, qui Rosso di Sera. Edición especial, revelaciones, rivelazioni. Fueron trucadas las elecciones en el Nicaragua? Risposta, sì. Noi abbiamo, ricorderete, una televisione trasparente che ci consente di andare oltre. Magic! Mi sento colpevole perché credo di aver mancato in 100.000 cose con loro. Non voglio neanche pensarci perché la cosa mi terrorizza. Ma come si permette di dire povero ex comunista? No, povero. Sono un ex comunista orgoglioso, le ho già detto, felice di essere stato nel Partito Comunista e felice di esserne uscito naturalmente in tempo per poter, come dire, anche politicamente dare il mio contributo affinché tutto il Partito Comunista diventasse ex comunista. E devo dire che vorrei dare un contributo perché la terza rete televisiva diventasse anche lei una rete ex comunista. Allora amici, allora, tranquilli, la burrasca sembra passata. La tempesta dovrebbe essere anche quella andata, come abbiamo sentito poco fa nelle previsioni del tempo, verso il Polo Nord e quindi il segno è tornato positivo. Non ti piacerebbe allontanarti un po' da quel piano, Joe? Altro che se mi piacerebbe. Bene, allora muoviti! Che cosa lo ha tradito, a parte il suo sangue? Soprattutto i guanti da chirurgo che ha usato. La sua professione. Li avevano ben notati i custodi di Ercolano che in questo momento, insieme col soprintendente, tirano un respiro di sollievo. Ci si avvicina al tesoro. Ma, dice il giudice Policastro, non si può rimanere come Giove assiso. È questo il punto sul quale io mi domando e domando anche a lei, eccellentissimo inquisitore, insomma, come stanno le cose e che cosa davvero piace al pubblico. Saman vuol dire suono in sanscrito, è un nome dolcissimo, è un nome che cerca di indicare che questo suono può praticamente ridare ordine alla vita. Cioè io credo che l'uomo Moro non era poi molto diverso dal politico Moro, non gli si fa un grande onore, cioè questa separazione netta fra... Moro ha vissuto per ciò che ha creduto, credo. Comunque, occhi a biglietto. Il tempo che parta l'Ampex. C'è un problemino, arriverà. È pronto a sparare questo ragazzo che a 15 anni ha incominciato a 10 anni con il suo primo buco. Al termine della riunione, Craxi ha definito il governo malaticcio, ma non grave, e ha aggiunto: io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nella mala bimba mia. Ma provo un po' di felicità, ma l'adoro. Perché gli italiani non amano i partiti?
Buona visione, Armani. Se da un lato ci sono interlocutori precisi, oppure da un lato si confrontiamo con tutti gli interlocutori istituzionali, però dopo aver fatto un elaborato del movimento. Questo ragazzo, diciamo così, è un po' indietro. Indietro quanto? È il secondo anno che ripete la quarta. E del resto noi avevamo l'impressione, del resto questo potrà essere confermato dai testimoni, e a me fu detto del resto da fonte molto autorevole, che il capo dello Stato era con la penna in mano. Fuori fa 30 gradi sotto zero. E poi, poi si rotolano nella neve, i lupi stanno ululando. Era una domenica quando pronunziai alla presenza di Vassalli e dell'ex avvocato dello Stato Mansari la frase: ho l'anima pronta e la penna a disposizione. In fretta, mangiato troppo, eh? Parliamo di Sanremo, che se ne sta parlando poco, io credo, in questi giorni. Ci abbiamo già due. Tricella, che la terra è regolarmente contatto fra i due. È di poco fa la notizia che il presidente del Consiglio Andreotti si è incontrato anche con il segretario della Democrazia Cristiana Furlani. Respiri bene con la bocca aperta. È l'amore che fa superare le difficoltà o sono le difficoltà che fanno nascere l'amore? Lo Stato non poteva trattare senza stabilire fra le vittime del terrorismo diversità di trattamento che sarebbero state inique. Chissà che giornate. Signora Anna, secondo lei hanno meritato la vittoria e Pooh? Voi non avete idea di quante cose si scoprono viaggiando per questa meravigliosa provincia italiana. È quanto risulta da uno studio diffuso dall'Istituto di Igiene e Profilassi dell'Università La Sapienza. Nella capitale l'anno scorso 56 persone sono state morse dai topi e 77 dai ratti. Ad essere pericolose sono solo le ferite provocate da questi ultimi portatori, è noto, di una infezione che può risultare anche letale. Sì, eccoci in linea dal TV5 di Milano per il nostro consueto appuntamento con... Occhio al biglietto, può portarvi la fortuna in casa. Senta, io sono uno di quelli che ha qualcosa a che fare con suo padre. Devo farle un'ultima comunicazione. Sì. Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché sì. Suo padre insiste nel dire che siete stati un po' incannati e probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono, non servono assolutamente niente. Sì. Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatore in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che noi non potremo far altro che questo. Mi ha capito esattamente? Sì, l'ho capita benissimo. Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che sa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che ci competono, e vorremmo appunto, siccome il suo padre insiste, crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare, che prigionieri. No, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Noi abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene nelle prossime ore, non posso discutere, non sono autorizzato a farlo, devo semplicemente farle questa comunicazione. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore e preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle. Ciao. Allora, ecco, mi sembra proprio...
la canzone che canta oggi Maria Sabrina Cimino, proprio, guarda, proprio dedicata a te. La lambada strofinera mi facilita l'azione, forse un po' con la bandera, ma vedrai come funziona. La lambada strofinera mi palpita il corazon, bailo da mattina a sera e mi salza la pressione. Perché non facciamo un gioco? Un gioco? Oh, andiamo. No, ordina subito la colazione. No, davvero, io ho imparato dei giochi molto belli al campeggio. Uno in particolare molto divertente. Stavo aspettando il calcio d'inizio. Buonasera, se non mi danno subito una Mentos, io mi spoglio qui in TV. Lomba bianca e poi pantera nera. Non sono stabile né passeggera. Moretti, per parlare chiaro, ebbe mai nostalgia di Moro vivo? Una vicenda politica non ammette di questi rimpianti, anche per il fatto che io non ucciderei mai una persona. Io lo reputo una cosa, per me, insomma, mi si creda o no, non mi interessa, cioè voglio dire, non riesco ad immaginarlo. Però questa è stata la mia vita, non posso averne un'altra. E purtroppo non sono neanche un attore. Eppure deve essere il nome di un locale. Andiamo in un locale qualunque! Sì, ma dove andate? Scusate, gente! Io devo andare a cantare a Festival di Sanremo! Liberatemi! Gente! Gente! Gente di Fiumara! Adesso è in una galera americana, ma gli americani hanno dovuto invadere militarmente il Panama per catturare questo losco personaggio. No! Sono mica in ritardo. I ragazzi stanno bene? Sì, signor. Ce l'hai? Sì. Dove? Qui. Andiamo! Ah, eccola qui, eccolo qui. Sono di nuovo con voi. Può un assorbente cambiare la vita di una donna? Inizierò il mio secondo intervento con due notizie. La prima senz'altro buona. Non esiste una minestra senza una bella nevicata di grana padano. Addio bagnato. Buona giornata, perché un nuovo giorno sarà. E chi parla? È il dottor Nicolai. Chi Nicolai? È lei, professor Franco Tretta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Stai bene? Ha capito? Sì. Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Che cosa dovrei fare? Mi sente? No, si può ripetere il cortesia. Non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Via Caetani. Nessuno si è mai occupato della condizione della donna all'interno di un gruppo musicale. Guarda, che ti succede? Come ti trattano? Tipo valigia. La consultazione dei vostri compagni, gli ordini, gli accordi, i ruoli e così via. Mi descriva, se può, gli ultimi momenti dell'operazione. Non posso. Avete sentito l'orchestra? Sentirete che pezzo! Adesso lo faccio io, poi tutti assieme, mi raccomando, esagerare! Canto la canzone più bella del mondo, che c'ha una nota sola che fa. Canto la canzone più stretta del mondo, che c'ha una nota sola che fa. E canto la canzone più stretta del mondo, che c'ha una nota sola che fa. E canto la canzone più alta del mondo, che c'ha una nota sola che fa. Canto la canzone più forte del mondo, che c'ha una nota sola che fa. E canto la canzone più
sexy del mondo, che c'ha la notte sola che fa. Ah, e canto la canzone più salutare del mondo, che c'ha la notte sola che fa. Ah, e canto la canzone più sexy del mondo, che c'ha la notte sola che fa. Ah, cantare sempre, pensare mai, poi ci troviamo in un mare di guai. Pensare sempre, cantare mai, e siamo ancora in un mare di guai. Hanno ragione di fare, perché portano malattie le negri, hanno ragione, le mamme, le mamme hanno ragione, perché noi siamo, porto l'AIDS. I vescovi sono preoccupati per il futuro economico della Chiesa. E viva Maria, oh Maria, Maria, chissà chi di noi sceglierà e per chi parlerà. Di marocchino no, ma di chi di neri, proprio neri, mi danno suggestioni. E quindi quando viene uno di questi ragazzi nella sua pensione, lei dice di no? Ma siccome nei miei è poche stanze, quindi non è che hai una stanza 13, 15, 20 stanze che mi danno, vai, che ho stanze libere, quindi le faccio dal meno. Ecco, dunque, noi abbiamo sentito anche, adesso c'è una nuova categoria di neri, neri più neri. Che, ma saranno che i figli che nascono da rapporti al Dudelterini nascono col sedere nero? Ecco, guardate, vedete quei puntini, quei trattini che stanno inquadrando in questo momento. Sono dentro al pannolino, ecco, servono per attirare e catturare la pipì. Mi chiedo scusa signora, non si preoccupi, sono solo Piero Badaloni. Abbia pazienza. Buonasera, se arrivo così. Piacere, ah, possiamo vedere che cosa state guardando nel televisore? Non le sembra innocente? Everardo, non lo vedo. Vediamo se c'è qualche problema di collegamento. D'accordo. Non c'è il collegamento con Milano, andiamo avanti col giornale. Dottore, non riusciremo a fermarlo. Mangiato in fretta, mangiato troppo, eh? E così, Eminenza, voi vescovi avete pensato a una campagna pubblicitaria televisiva. Per carità, niente fustini, niente più lo mandi giù, più ti tira su. Ma c'è però stato un filo? Anche perché sono usati tanti. È stato un filo? Qualcuno vi ha messo insieme? No. No, no, è stato tutto all'improvviso. Tutto spontaneo. Scusate, all'improvviso non c'è stata neanche la rivolta di Masaniello a Napoli. Spontaneo, tutto spontaneo. Prego, dica. Cioè, tutto secondo me è incominciato in questo modo, visto, particolarmente nel mio caso, no? Visto che io sono stato sfrattato, eccetera. Ci sarebbe una soluzione. Una volta deciso l'impiego dei robot nelle miniere, infatti, si potrebbe studiare un metodo per telecomandarli dal pianeta Terra. Ormai si usa, uno dice... mi pinto, non faccia capire che le suggerisco. Mi pinto, eh? Mi impinchio. Com'è? Mi impinchio. Mi impinchio, esatto, è un termine purtroppo ormai caduto in disuso. Io vorrei... Pasqua, un figlio di carne! Chiamo dalla licenza di Gio! Pasqua, dargù! Dargù di me, quando era un agnone, scrivo un pallone!
Ho seminario, mi sono fatto fare tutti si spalle, sciuto, si sciuto. Bello, Pasqua! Si è rimasto stare qua, non si cangia, si è bello, tun, 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 tun! E le capite, come sto? Sono buono, sono che vende. Come era una volta, siamo uguali. Ehi, vieni di dopo, facci una scopa all'onni e te. Sei mental femme, ascolo un lì e tartanze cazzare sempre. Ma tutto era quanto qua, anni, anni. A Roma da vacchia, bello guagnone me, bello, magnetto. Occorre convincere gli italiani, soprattutto i fedeli, i praticanti, ad aprire i cordoni della borsa. Adesso mi ricordo! Don Peppino! Don Peppino! Oh, disgrazia, mannaggia! Io non l'ho riconosciuto! Ho visto che era lo schermo, la cosa che deve carcere! È la peggio! È l'affetto, ma perché avevo riconosciuto nel momento? C'è la faccia l'aria su detto! Che non faccio con la pallone? Sì, sì, è qua, terzino! Quando lo schermo ci faccio il cane? E poi che cadavamo sempre la cazzura? Grazie Dio! Per le poco che spedisce ai nostri giorni. Benvenuti a Samarcanda, dove non si celebrano processi ma si ascoltano i racconti dei protagonisti. Senta, come si fa a entrare nei test di cuoio? Io lo so, è difficile che uno c'ha la testa di cuoio. Ma io intendevo dire che cioè, i test di cuoio sono come un corpo, no? Come un battaglione che c'ha la testa di cuoio. Cioè, perché un amico mio, no? Cioè, mi ha detto, no? Cioè, che loro si strofinano molto qua dietro, no? Cioè, fino a farsi venire come una specie di callo, come una specie di materasso di callo, no? Guardi che cos'è, c'è un bambino, sì. Come su Cicciottella? Ma Cicciottella ci sarà lei. Ed eccomi di nuovo con voi. Vi ho promesso delle squisite crocchette di riso e mozzarella. Cosa? Una specie di acqua di fogna. Sento, è un'acqua di fogna, sì. Ma adesso arriva il bello, meglio arriva il brutto, perché adesso si tratta di passare dalle parole ai fatti. Soffia nelle corna. Dai, come fai? Ma perché c'è un corno solo questo? E l'altro si è ammosciato? Ah! Questi sono quelli che ho ricevuto da mia famiglia, sì. Ringraziando Dio, sì. Ringraziando loro. Per esempio Sanremo io l'ho fatto perché mi chiamavo Celentano, sennò col cavolo che me lo facevano fare. Tutte le storie di Fellini sono storie d'amore e tutte le storie d'amore sono storie di Fellini. Questo film soprattutto è una storia d'amore perché riguarda gli uomini, riguarda le sensazioni, le emozioni più profonde che abbiamo dentro. Il mio idolo sei proprio tu, Johnny. Veramente. Io vorrei diventare... È diventato tutto sulla tua stessa strada. La polizia si è rifiutata di caricare le negre perché sapevano puzzavano, mentre noi ci caricano. A tra poco. Loro fanno così perché mi vogliono vergine per tutta la vita. Ancora che voglio, sono sacerdote, ecco. Non raccomandarti con me perché sarebbe un errore. Tra queste lenzuola che cosa sei? Mi appartiene anche quando si addormenta sul divano. Una lenta discesa dentro me per riprendere il volo. In questo fango vedere nascosto il cielo. In questa smania di scappare via. Non mai fino all'ultimo momento come fosse un grande sogno. Cantare sempre, pensare mai, poi ci troviamo in un mare. Sono i fantasmi del razzismo e i fantasmi del nazionalismo. Cucciolo c'è! Pinguino c'è! E c'è un cielino! Ah! 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 Ah!
troppo ha perso in trasferta soltanto l'ostia mare. Ecco il quadro dei risultati. Io volevo ringraziarvi e credo di aver battuto il record, sì, perché è la quinta volta che arrivo secondo. Grazie alla giuria, grazie. Mi soprannumeranno Belloni, l'eterno secondo. È inutile, dottore, questo è già morto. Tu sei morto, perché t'ammazzo io la prossima volta che ci mettete tanto ad arrivare. Ineluttabilmente ci accompagna ogni anno con le sue canzoni, ma scusate perché mi chiamano dalla regia. Sì. Allora Sanremo lo rimandiamo? Va bene, allora io vi stavo parlando di Sanremo, ma torneremo a riparlarvene perché dovevamo collegarci con Maria, con Grazia Coccia, ma il collegamento non è ancora pronto, il servizio non è ancora pronto. Passiamo a Firenze, dove migliaia di studenti, scusatemi, mi richiamano. Sì? Va bene, d'accordo. Scusate, c'è stato un problema con l'arrivo dei servizi. Dunque, vi dicevo che a Firenze migliaia di studenti sono sfilati in corteo per manifestare contro gli autori delle aggressioni che, ricorderete, nei giorni scorsi vi sono state da parte degli, contro gli immigrati di colore. Ed ora un servizio. Oggi c'è qualche problema. Sta parlando con Mosca? Anche il Soviet Supremo ha eletto la loro voce, sembrava opaco, e poi invece si è fatto sentire. Ancora una domanda se la linea non è disturbata. No, sta parlando, volevo sapere se parlava. Sì, grazie, stiamo parlando. Allora, voce, mi senti? Sì. Benissimo, noi ci siamo, tra un istante partiamo con questa stupendo registrazione. Di che cosa si tratta? Non lo so, ma adesso sicuramente... Durante il corso del collegamento svilupperemo alcuni temi. Cavolo. Dottore, non riusciremo a fermarlo. Mangiato in fretta. Mangiato troppo, eh? Ciao, cosa fai qua? Incredibile, un infiltrato, molto bene. E a Ragozzini, signor Adriano Ragozzini vuole presentarsi, l'organizzatore della serata, molto bene. Aspetta. No, un momento, salve, momento, buonasera. No, un attimo, no, no, vorrei solo sapere, cos'è? Buonasera. Beppe Grillo. Sono responsabile delle mie azioni, non ti preoccupare. No, ma non sono responsabile con la mia, io, quindi devo sapere fare cosa una sta facendo lei. Importantissima. Sì, ma chi è? Aspetta, scusa, Francesco. Un attimo, signori, qui. Prima che tu ci faccia ridere, dobbiamo parlare di una cosa molto importante. Un piccolo spazio rubato vale più di uno spazio consentito. No, aspetta un attimo. Aspetta, John. Cosa parla lei. Aspetta un attimo. Mi chiamo Antonio Cianci, sono colui che gira con una carovana di campo. Ecco. Senta, la prego. Ma chi l'ha fatto salire? Scusate. Cosa dobbiamo fare? Se lei chiede per cortesia, noi la facciamo parlare, ma se lei entra così, mi sembra un'invasione, ha capito? Papa Winnie, facciamo. Sì, va bene, parleremo dopo. Io chiedo scusa, ma se mi si chiede una cosa io la faccio, ma venire qui a interrompere poi non sapendo dove andrà a parare potrebbe dire qualsiasi cosa e non mi sembra l'occasione giusta. Lei predica, ma predica male se fa questo inizio così, con tutta la simpatia, ma basta dirlo. Io adesso è brava Ragozzini. Hanno lo stesso gruppo sanguigno, portano le stesse scarpe, amano le stesse donne. Abbassiamo le luci e vediamolo, prego dalla regia, girati senza battere il naso contro lo schermo. Io sono ripete, non mi piace questo mondo che la non testa si è spostata. Ecco Ragozzini 2. Ed ecco che cambia, sta cambiando, si è trasformato, eccolo. Sono spiacente di comunicare che a causa di una temporanea indisposizione di Donatella Raffai, speciale Chi l'ha visto questa sera non andrà in onda. Cosa ne penserà la base? Quali saranno le reazioni dei militanti? Si è chiesto il regista di Palombella Rossa. Non buttare il vecchio se prima non si ha il nuovo. Nel mio cuore... Sole, pioggia e vento, sarò un fiore, alla fine resterà per te. Il tuo volto com'è,
in questo momento. Io me siento mucho fiaco, deprimido, triste e stracco. Tengo un calo de zucchero y no entiendo el porqué. Mentre ballo in discoteca, el ginocchio me se piega. Camarero, por favor, un sabaglione e un caffè. Io l'ho scoperto cos'ha di speciale il caffè Kimbo. Everything looks dirty. Qualsiasi cosa può sembrare sporca se è guardata con occhi sporchi. Noi abbiamo secondato l'indirizzo dell'organizzatore della RAI che volevano fare questo grande esperimento e noi abbiamo approfittato per mostrare questa grande struttura che abbiamo realizzato. Ecco, grazie. Buoni, buoni. Grazie. Quindi, ecco, ad onor di cronaca vorrei dire che Ciampi è stato licenziato ovviamente dall'ufficio postale e quindi se non canta stasera è distrutto. Quindi io credo che ora tocca a voi, fatecelo cantare. Saremo in mondo. Aragozzini, di sì. Un'ultima annotazione curiosa, anche oggi molti colleghi giornalisti hanno scritto e detto con singolare originalità per l'ennesima volta che il Verona era l'ultima spiaggia, però al termine della partita a sfoggiare una favolosa abbronzatura sono stati i giocatori bianconeri, apparsi anzi quasi totalmente neri per questa sconfitta che li fa ripiombare in piena zona retrocessione. Nelle strade di Baku, nel 40° giorno di lutto, questa immagine non c'entra. Naturalmente i paesi del Maghreb sono molto diversi, perché ci sono situazioni che si collocano agli estremi. Ma i processi con cui avviene il cambiamento all'est sono diversi, io credo dovremmo accettare queste differenze con un'unica condizione, che siano sottoposte al vaglio di elezioni veramente libere. La missione diplomatica nei Balcani di De Michelis è proseguita nel pomeriggio con una breve tappa a Belgrado. Sempre un po' teso il clima a Firenze dopo gli ultimi episodi di razzismo. Oggi c'è stata una manifestazione. Vediamo il servizio. Che ci i setti con 67 colpi, il secondo netto. Abbia pazienza, cosa non si farebbe per il golf? Come posso migliorare il mio colpo? Poi ci colleghiamo con Feliciana Iaccio, telecontatto. Ciao, a voi. Ciao Gabriella, sono qui, mi senti? Bene, io ho delle curiosità da dire per la verità. Per esempio pare che i dirigenti, i liberi professionisti, gli imprenditori preferiscono Paola Turci, Mia Martini e Peppino Di Capri, mentre le casalinghe tendono per Caterina Caselli, invece gli impiegati e gli operai per Riccardo Fogli e Ipù. Sono delle piccole curiosità simpatiche, suppongo. E qui accanto a me la responsabile del marketing di Telecontatto. Anzi, le giovani ragazze oggi trovano più facilmente lavoro dei giovani ragazzi. Però è meglio. Sì, va meglio. Cosa sta cercando di fargli capire? Che se non si toglie quella pallottola un giorno o l'altro gli verrà un attacco che non gli passerà più. È chiusa la porta. Ciao. Ciao. Ci siamo. Elisabetta Genù, alla quale vorrei chiedere qual è stato il carico di lavoro della Telecontatto. Ecco, c'è stata un'invasione in questo momento dello studio.
Perfetto, allora dottoressa, qual è stato il carico del lavoro della telecontatto in questo periodo del festival? C'è un matto nello studio e carnevale, ogni scherzo vale. Effettivamente l'impegno per questo festival è stato considerevole. Abbiamo dovuto organizzare il lavoro di 154 intervistatori, di 20 supervisori che controllassero tutte le telefonate, di 10 assistenti di ricerca. Tutto con un perfetto sincronismo ed è per questo motivo che siamo riusciti ad effettuare più di 35.000 telefonate in pochissimi giorni. Penso che questi pochissimi dati siano sufficienti per dimostrare la difficoltà di questo lavoro. Lei è stata bravissima, se qui c'è il Pierino La Peste Chiambretti, che è venuto qui nella sede di telecontatto a far emozionare Elisabetta, che è stata bravissima comunque. Allora. Elisabetta è mia figlia, io sono il proprietario di telecontatto, voglio ringraziare Mafucci per avermi fatto venire qui, ringrazio anche Gabriella. Non abbiamo trovato il pass per entrare al Palafiore, quindi siamo venuti a Milano. Abbiamo qui il Ribelle che vorrebbe cantare una canzone, canta subito. Fuori concorso. Io sono Ribelle, non mi piace questo mondo che non vuole la fantasia. Tornano antichi fantasmi. In questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio, con 24.000 pagi, felici corrono le ore, un giorno splendido perché, con 24.000 baci, tu mi hai portato alla follia, con 24.000 baci, ogni secondo bacio. L'uomo, conosciuto dalla polizia come tossicodipendente ed ex piccolo spacciatore, è stato ucciso con 4 colpi di pistola, di cui uno alla testa. Ceravolo, soprannominato Erpagnotta negli ambienti della malavita, tempo fa era stato arrestato perché accusato di appartenere ad una banda che praticava estorsioni ai danni di farmacie. Perché all'organo? Ma è possibile che ti avevo sempre insegnato a fare la televisione? Le telecamere stanno di là, non devi girare le spalle, devi stare di quinta. In questo momento mi ricordo. Tu fai pubblico. Così, guarda come lo faccio. Bene, sì, io. Sì. Il 3 è un numero perfetto perché si riferisce all'organo sessuale maschile, che è come loro signore sanno, perché sarebbe ipocrisia negarlo. Aspetta, aspetta. Io non lo so. Loro signore sanno. Che sentito dire. Che sentito dire. E io pensavo che fosse per sentito, mi scusi a questo punto. È per sentito dire. Mi perdoni, signor. Io travalico i confini del bon ton. Ma lei porge delle battute straordinarie. Sì. Allora è l'organo perfetto perché è l'organo da creazione. Perché è la somma di 3 parti, è un 2 certo. più 1. 2 più 1. Che numero vuoi? 3. Il numero 3. Beh, è un bellissimo numero. Guarda, è facilissimo. Sì, hai scoperto la signora Anna, sua moglie. Sì. Allora, chi è? Dunque, penso che sia il marito, Bettino Craxi. Bravissima, bravissima, bravissima. Hai scelto un numero fortunatissimo, il numero perfetto. Non mi sembra neanche vero. No, è proprio vero. Allora vediamo, al numero 1 c'era il figlio Bobo, al 2 c'era un quiz e un aiuto, a 3 Vittorio il padre, al 5 Federico il nipotino, al numero 7 Stefania la figlia e all'altro c'era un altro quiz. Complimenti, per caso hai Vernel in casa? Sì. Avanti, tocca a te, muoviti. Violetta Chamorro e Corazon Aquino, beh, indubbiamente dei punti di contatto, delle somiglianze ci sono, anche se gli scenari sono completamente diversi. Violetta Chamorro e Corazon Aquino hanno circa la stessa età, sono vicino ai 60 anni, sono due vedove e i loro mariti sono stati assassinati nella lotta per la democrazia. Ci sono uomini soli per la sete d'avventura, perché hanno studiato da prete o per 20 anni di galera, per madri che non li hanno mai svezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Kei! Allora, così dico, non vuole tanto bene, allora devo provarli in piedi. Non credo, sembra un Doberman. Li metto ancora tutti vicino. Sì. Ah, la voce si muove. Ai, vorrei.
مرحبا عدنان يتحدث معكم بإمكانكم تعديل أوضاعكم القانونية بخصوص العمل والإقامة اتصلوا بمكاتب تي جي ال تشيز ويل تجدون عناوينها في دليل التليفون هذه الفرصة يمكن استغلالها لغاية 30/4 من هذا العام أوصيكم بالاستعجال Nanni Moretti, la cosa. Tale. Senta, per quanto è assicurato questo oggettino? Per 250 milioni. Ma mica male. È un oggettino alto 34 centimetri. Lì, pesa 5 kg. Ottimo lavoro, sceriffo. Grazie, sceriffo. For me, I said to free, that's what the politician says. I still a winner, no, I'm hungry just. Ah! And I'll get my promise, and my body got to know. I guess you reap it just for what you sow. Yeah, the victim of the damn system. To take it for you, taking care of cool. Ah! The tribulation, tormentation, that's a woody pass through. Terzo gioco, quale programma è caduto nella nostra rete? Opela! Non siamo arrivati al nostro terzo gioco. Perché non siamo arrivati al nostro terzo gioco? Ho sbagliato. Siamo arrivati alla lettera di Anna Paola. Siamo arrivati alla lettera di Anna Paola. Oh, santo Dio, Anna Paola, scusami. Esistono ratti sotterranei che scavano cunicoli con i loro enormi denti e muoiono non appena sono raggiunti dalla luce del sole o affiorano all'aria. Carmela! Ha paura? Sì. No, non deve avere paura. Mentre aspettavo che finita la pubblicità, Rispoli passasse appunto a Ragazze dove vai, io mi stavo domandando, questa volta non riesco a dominare. E tra l'altro ha anche delle leggere proprietà lassative, specialmente se mangiato con la buccia. Quindi lo voglio ricordare per tutti coloro che avessero questo problema e tra l'altro oggi con la vita sedentaria sembra proprio che siano in molti. Dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono. L'operazione era cominciata sabato mattina, salutata dagli applausi di una grande folla che scandiva Lenin vatten, ma Lenin ha resistito fino ad oggi. Sembrava un intervento relativamente semplice, rimuovere con l'aiuto di una gru i 4 metri di bronzo. Invece il primo ideologo e padre del socialismo reale sembrava beffarsi di ogni tentativo. Impassibile, il sorriso ironico sulle labbra, lo sguardo perduto nel vuoto, respingeva tutti gli assalti. Il nostro nome, di noi comunisti italiani, è un nome molto bello che ha significato il nostro continuo rinnovamento, insomma. Martedì 6 marzo, per la prima volta in TV, Nanni Moretti, La Cosa. E quei giorni lì in cui c'era una specie di autocoscienza collettiva, centinaia di migliaia di persone un po' sconcertate, un po' eccitate, parlavano della stessa cosa con molta passione. Gli operai le hanno provate tutte, il martello pneumatico, la sega elettrica, il piccone, la fiamma ossidrica ed anche un enorme blocco di cemento appeso ad una gru che veniva lanciato contro la statua per demolirla. Ora invece vedremo le immagini e le situazioni TV raccolte dall'onnipresente blob. Bad to the bone.
mangiato in fretta. Mangiato troppo, eh? Cioè, cosa c'è di così terribile in una cosa del genere? Quindi, o lei non... Questo l'ha detto lei. Si sente male. Fate così. Sta male il test. Sta male. Non c'è forse, è meglio farlo... Signora, è suo fratello? Sta male. Non sto bene. Sì, ha avuto un po' di malore, meglio che vada, tanto non ha niente di importante da dire. È vero che abbiamo trovato due ragazzi ed è vero che gli abbiamo sparato, è vero che io ne ho ucciso uno, però è scattata in me una doppia molla, la sensazione da subito di aver commesso un errore, per un motivo molto semplice. Questa è una cosa di cui ho parlato soltanto con pochissime persone. Nel momento in cui ho puntato la pistola contro uno di questi due ragazzi, ho visto nel suo volto, è durata un secondo perché poi subito dopo dovevo tirare il grilletto, c'era il rischio che anche lui fosse armato, ero lì per compiere un qualcosa contro un gruppo che usava le armi. E c'era cui... nei suoi occhi, ha visto? E in quel secondo ho visto la sorpresa, non ho visto, io ne riflettevo, se uno fosse venuto davanti a me a spararmi non avrebbe visto la sorpresa, perché noi che facciamo, che siamo in questa attività, abbiamo una reazione diversa, no? Se uno ti minaccia hai una risposta, hai uno sguardo forse d'odio, hai uno sguardo al limite di paura, hai uno sguardo di un tentativo di reazione, uno che invece ha quell'attimo di sorpresa, lì in quel momento ho capito che questo, cioè, ha capito che ammazzava qualcuno che forse... Ma tu devi sempre stare a rompere. E vattene. Insomma, la morale è questa, che in Italia non siamo nemmeno capaci di fare bene gli sporcaccioni. Felipe. Felipe è tuo. Lasciatemi. Lasciatemi andare. E invece? Che cos'è la felicità per Demetra Hampton? È soltanto successo o è anche qualche altra cosa? La felicità è quando si è soddisfatti di se stessi e delle persone attorno a se stessi, e anche se si è soddisfatti del proprio lavoro, se si è felici della propria vita in termini generali, questa è la felicità. Signorina Hampton, le piace il suo corpo? La coppia regina del campionato accusa stanchezza, stenta a imporre la riconosciuta supremazia. L'emblema più significativo di questa landa desolata è il cactus saguaro. Uno spettacolo assicurato. Ed ora un servizio dalla provincia sul karate. Tieni la guardia più alta e non perdere l'equilibrio. No, non ho mai pensato di vincere. Il problema è una battaglia tua strettamente personale, questo è un altro argomento. È una battaglia contro i tuoi demoni, contro le tue paure, le tue debolezze, questo è un altro argomento. Ma vincere una rivoluzione, una lotta politica, non l'ha mai pensato nessuno. E quindi per non vincere niente... C'era questa disponibilità però a uccidere... E a farsi uccidere, questa è la cosa più strana. Sì, ma anche a uccidere. Sì. Per niente, sostanzialmente. La mia mamma ha detto di darmi Ramek. Dia alla mamma di partecipare al grande concorso. Ramek paga le vostre vacanze per tutta la famiglia e scegliete voi dove andare. Qui Radio Zero, la
vostra Radio Libera che trasmette su 86 MHz. Sono le ore 9.31 e sono previsti scontri e cortei di studenti in tutte le zone del centro. E ci sono anche battaglie con armi leggere tra pronto, estremisti pronto. E pronto. Sì, teniamo la situazione sotto controllo. Sotto, sotto con i lacrimogeni. Smetterli in prima pagina. In pratica non esalta. Avremmo dovuto fare cioè, nemmeno non questa sono trasmissione un però. Si sentono non dovremmo fare una puntata sul si sentono a torto barbato protagonisti, si sentono così all'attenzione dell'opinione pubblica e io questo discorso gli esalta. Ora la prima pagina a un imbecille non è solo voglio dire un insulto agli altri, ma è un'offesa ai lettori, è un'offesa a centinaia di migliaia di spettatori che vanno allo stadio e che si comportano correttamente. È un'offesa all'opinione pubblica. Noi abbiamo sparato, abbiamo fatto un disastro delle nostre vite e delle vite altrui per dimostrare che i fascisti non erano quello di cui si parlava, per dimostrare che non erano, che avevano il coraggio, quando avevano della rabbia dentro, andavano per i marciapiedi a sparare a faccia scoperta e non facevano le stragi. Questa è la cosa vergognosa, non è tanto il fatto che abbiamo sparato, ma il fatto che abbiamo sparato per rispondere a dei giornalisti cretini, è il fatto che abbiamo sparato per rispondere ad un PC che probabilmente non aveva altri slogan da lanciare. Questa è la cosa di cui... Ma uno che spara per rispondere a giornalisti cretini... È un cretino totale. Ma mi pare che sia proprio un cretino totale. Ma è la cosa, difatti, la cosa di cui stiamo riflettendo adesso e di cui abbiamo un imbarazzo atroce, però ce ne siamo arrivati adesso, sono passati 10 anni e forse adesso ci stiamo accorgendo che abbiamo risposto in maniera ipersensibile all'antifascismo che andava di moda in quei tempi. Vedremo perché se si continua a ragionare in questi termini, cioè classificando come imbecilli questi criminali, allora li assolviamo, no? Per cui questo signore che aspetta in diretta ha ragione il Presidente a dire non dovrebbe essere in diretta, perché o è un imbecille o è un neonazista. Non passerà e lontano non è il giorno in cui le terre evacuate torneranno in nostro saldo possesso per muover di lì verso nuove mete. A che punto eravamo rimasti? Sono un po' affuso, scusate ma sto poco bene. Eravamo rimasti a Repubblica Presidenziale, la signora Sotis mi ha suggerito di chiedere, perché la domanda non è mia, la sua, perché è molto ironica, chi sarà l'eventuale molleggiato di questa Repubblica Presidenziale? Chi potrebbe essere come personaggio da paragonare al molleggiato per capacità divistica e per spessore? Ve lo dice lei? Venere resta con voi sino al 6 di aprile. Impossibile dunque non parlare per l'acquario di amore che comincia proprio da oggi, da domani, a vivere un periodo, diciamo così, primaverile. Fatevi dunque belli. Il saguaro è il punto focale dell'intero ecosistema del deserto. Pausa caffè, appunto pausa per gustare un caffè Kimbo, caffè davvero speciale. Grazie. Mi comincio ad arrabbiare, perché una pizza tutti ce ne possiamo privare, o di una birra, per una sera. Inchiesta birra dove, come, quando? Roberto Mancini, dove? A casa, al ristorante, al bar, anche da solo qualche volta. Ella es la romana. No la conocemos demasiado bien todavía aquí en España, pero seguramente después de este serial que va a salir, va a entrar en el corazón de todos nosotros. ¿Ti faccio la domanda in spagnolo o in italiano? No, preferisco in italiano. In italiano. Si scolpisce un lembo triangolare che poi viene alzato con una sutura, si riduce quello spazio triangolare e poi quel lembo viene rinforzato in quello spazio minore, quindi dà un senso di globosità e pienezza che... Io non faccio il mago.
Lo so, però la verità è questa. Perché hanno vinto i Pooh? L'hai detto quando? Il 27 febbraio. Doveva però andare in onda il 26, poi c'è stato un problema. Registrandolo quando? Un mese fa. Tu un mese fa sapevi che avrebbero vinto i Pooh? No, un mese fa tutti sapevano che avevano vinto i Pooh. Siccome io non faccio televisione, cerco di fare comunicazione televisiva, la gente vuole sapere se hanno vinto i Pooh, perché hanno vinto. Sì, ma... E allora abbiamo fatto Gianni, il era giusto farlo oggi, dato che hanno vinto l'altro ma ieri. Ma se si sa per tempo, prima, perché andare a Sanremo? Titoli sui giornali, troupe, sono andati tutti, le truppe cammellate, tutti a Sanremo sono andati. Ma a fare che? Sono arrivato sopra, senza trovare nessuna resistenza, senza trovare nessun ostacolo. Lei pensava che questo striscione recasse che cosa? Ma io pensavo che recasse uno sfottò normale, una cosa normalissima che in 10 anni che vado a San Siro l'ho sempre visti. Non pensavo certo a uno sfondo nazista. Volevo dire questo, volevo dire che ho trovato un'accoglienza. Qui sono tutti torinesi e milanesi, ma i tecnici bravissimi, brava gente, sorrisi, cose. Quindi, vamo sì, andiamo. Questo è per l'umanità. Per i posteri. Dottore, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Come che cos'è? La confezione delle orecchiette per l'estero, no? Confezione pour le trancher. Qui c'è il sugo incorporato di braciole di cavallo, cheval. Che cosa schifosa. Come una cosa schifosa? È una vita che mangiamo questo, amore. Anzi, è proprio grazie a questo. Ogni tanto non sarebbe male ricordare, mon amour, che tu le choses che nous avons ici, nous l'avons fait avec les orecchiette. Tutto, tutto. Tutto. Queste sue amarezze, queste sue tristezze, non le dica a suo marito, che ha già i suoi pensieri. La signora catalana è diventata rossa e ha abbassato la testa. Io ho detto, signora, andiamo che le offro un caffè, ma ha detto, io il caffè non lo prendo, prendo un bicchiere d'acqua e non ho più rivista né catalano, né la signora catalana, né il marito, se non che in questa penosa circostanza. Il problema mio è chiuso qui. Ecco, può dirci come aveva giustificato la Catalano il fatto che si era rivolta a lei per questi consigli? Ma io nella mia vita, quando ho potuto dare una mano, l'ho sempre data. E anche in sede comunale, insomma, penso di essermi regolato con prudenza, insomma, con correttezza. Periodo bruttissimo. È stato il periodo più brutto della mia vita. Quello di aver fatto il sindaco. Quando ha fatto. Tutti sapevano che avrebbero vinto i Pooh. I Pooh hanno vinto, tutto regolare quindi. Penso di sì. Eh? Sì, ma i Pooh sono dei grandi professionisti. Sì, no, ma tutti lo sapevano già che avrebbero vinto, c'era scritto su tutti i giornali. Anche l'anno scorso sapevano. Sì, ma lei che cantante... Perché cosa mi vuol far no, dire? No, niente, voglio sapere se è normale, cioè tutti, nella palla di vetro si vede sempre il vincitore del festival. Beh, senta, i Pooh però hanno uno zoccolo di... Cioè... Questo è un documentario non obiettivo, perché io non posso esserlo, non voglio esserlo e nemmeno un documentario può esserlo, però un documentario che è un'altra cosa da un film di finzione, è un documentario su quelle settimane lì, cioè verso la fine di novembre, i primi di dicembre, prima che il dibattito nel PC si cristallizzasse con le mozioni e che si avviasse verso un dibattito precongressuale. Lei faceva palestra e culturismo, sì. Anche sollevamento pesi ha fatto? Sì. Ecco, difatti ha un po' il collo del sollevatore di pesi. Ma insomma, la verità è una sola, amici, è questa. Le piace di più il sole o la luna, signorina Hampton?
L'editoriale del direttore del TG3, Alessandro Curzi. Lei non ha l'aria buona, l'aria velenosa, non so come mai, signore. È leggermente ironica sotto sotto, però se mi vuol prendere in giro faccio. Senta, se vuole le mando uno Zingarelli in versione economica. Sì. E ironico. Non posso. E non velenoso posso. Sono due cose diverse. Diverse, sì. La maggior parte dei miei antenati sono caduti in preda alla pazzia. E nella loro pazzia hanno acquistato una potenza sovrumana. Balla chi come bevi carra seccare, a noi si scutulare sa vita. Tanto tu poter finza ir venticare, tutto sa quando mamma e sa chida. E il sugo rono si spantata, e sa morte no, non chi non pincrada, e sa notte tra che ventu e verano se scontento. Balla di come veri carra seccare, a non si scutturare sa vita. Tanto due cose pinza e dimenticare, tutto sa quando un anno è sa vita. E il sugo Vostro onore, ma lei è una persona che ha studiato. Le sembra mai possibile che in 50 anni, improvvisamente, una domenica pomeriggio, io impazzisco e vado alla testa di 20-30 tifosi e dico trasim tutte quante? Scene come questa, comunque, si ripetono in continuazione. Anche se ci sono le telecamere che dall'alto possono spiare e identificare i teppisti. Sono quasi 200, il più giovane ha 60 anni, il più anziano 85. In comune hanno una passione, le bocce. Il pettorale più su, no, magari il fondo schiena più giù. Sì, maestro. Hai detto maestro? Sì, Fabio, tu maestro, mago di luce. Tu sei il mio San Giovanni. E questo è il nostro deserto. Pronto Paola? Proviamo ancora con Mosca. Vi dicevo un po' di difficoltà all'inizio, però forse siamo in grado di collegarci. Non vedo ancora la luce rossa. Come ti sembra? Sembri Grace Jones. Mi acchiappi! No, acchiappami tu. Sì! Ah. Sì, pronto. Allora dobbiamo riprovare più tardi. Passiamo all'argomento successivo. Dai Gino, diamoci dentro, facciamogli vedere a quei due là. Te ne fai impazzire, mi fai andare fuori di testa. Sì, sì. Speriamo che questo collegamento vada meglio del precedente. A te Manisco. Dobbiamo proseguire allora anche per quanto riguarda, dobbiamo soprassedere. Allora, pronto Manisco? E naturalmente è difficile anche questa accoglienze volta. Ufficiali. Vabbè, veramente delle storie fortissime, molto belle. Poi io ho ricevuto una lettera, fra le tante lettere, cara Sandra, aiutami, cara Sandra, cosa posso fare, cara Sandra, dimmi. Sono quei classici pazienti che arrivano anche col foglietto di carta con tutti quanti i sintomi elencati, i disturbi elencati.
Mangiato in fretta, mangiato troppo, eh? Vi lascio al film di Nanni Moretti, La Cosa, un viaggio all'interno di 8 sezioni comuniste all'indomani della proposta Occhetto, un film documentario che raccoglie dolori, turbamenti, speranze dei comunisti sospesi tra il vecchio e il nuovo PC. Che roba è questa trasmissione e in un certo senso come mai voi la vedete? Non andrò mai più a vedere una partita alla Rai di Napoli, verrò alla Rai di Roma. Et tops, y'a plus d'éponge. Et tops, y'a qu'à le laisser travailler. Et tops, y'a plus d'éponge. On rince la baignoire brille, c'est plus la peine de frotter. Non ammette che le è stato suggerito il no. Tempo. No, pure no. Pure bugiardo. Vigliacco che non è altro il concorrente più vigliacco che abbia avuto nella storia. Però questa dovrebbe dirmela da solo. Dunque, dicevamo che sbadiglia piano una finestra tra le non sono italiane e anche ci vede bene perché voi vedi più vicino tra le non sono proprio di qua, sono abitano che vanno con il velo perché tra le persiane. Complimenti anche ad Angela Luce, vi vedo ben preparate tutte voi femminucce oggi qui. Lei è stato molto bravo, molto bravo. Diciamo che la preparazione no, bisogna riconoscerlo. Lei intanto ci vede benissimo nonostante le distanze, ha preso e ci sente benissimo. Mi deve 300.000 lire. No, stavolta no, le do, le ha vinte molto meritatamente. Buongiorno Gabriele, grazie e complimenti. Possiamo rifare, vado a posto perché altrimenti le sputo anche in faccia. Kimbo è un caffè davvero speciale. Grazie, a domani. Allora, passiamo adesso all'altra squadra, la squadra della Fontana. Tu per esempio, canarino giallo, vieni un po' avanti, va. Come ti chiami? Elisabetta. Bene, e che sa fa? Niente. Beh, davvero, come sarebbe niente? Niente, se vuol vedere. Oh, e che te sei fatta male? Mi pare un po' gonfia perché... Andiamo appresso, va, andiamo appresso. La vita è una barca a vela, la fortuna è il vento che la spinge. Una vela, una fuga di vele, a significare che non è più tempo di guadi, che gioco forza si deve uscire da stagni o pozzanghere dove si sia rimasti impantanati per troppo tempo e tornare invece a navigare in mare aperto. Dovrei avere il collegamento, eccolo qui. Mi senti Mazzolini? Ah, Vittorio. Pronto? Mazzolini? Cosa vuol dire telefonico? Ecco, credo che non ci senta, anche qui c'è qualche problema di audio. Niente, la linea audio non è ancora pronta. Vogliono una risposta per ogni disturbo, per ogni sintomo e sono dei pazienti che molto spesso irritano un po' il medico, ecco, sia detto senza cattiveria, però perché sono pazienti difficili con i quali difficilmente si trova la soluzione. Ad esempio una mattina incontra lei, che è un signore serio, e si metterà una gonna longuette. Poi il pomeriggio incontra un giovinottello pigro come il nostro 27enne. Grazie. Iniziamo subito bene. E si metterà una minigonna. Visto il poco successo col giovinottello pigro, incontrerà un signore siciliano e ritenterà con la minigonna. Ho capito. Lei ha fatto il percorso da sta signora, vedo che pratica. Dunque, mi chiamo Santa e voglio lanciare un messaggio ad una persona a cui voglio molto bene, che si chiama Ninni e che... Il messaggio che vorrei dirgli è di decidersi, perché sennò poi potrebbe essere troppo tardi. E il mondo attende con ansia. Ci troviamo di fronte ad una svolta. Sta per cominciare un'epoca nuova. L'esito appare favorevole ad Occhetto.
ma c'è da ricordare che di 1,5 milioni di iscritti solo 410.000 si sono espressi, perciò il futuro del nuovo partito dipenderà anche da questa maggioranza silenziosa. Questo è Moon. Quincy. AIDS. È stato sempre un osso duro. Poi improvvisamente si è svegliato, anche i titoli si svegliano. Ebbene, è salito nel dopo listino, ha trascinato lo stesso e evidentemente poi si è addormentato. L'ha preso il caffè? È ben sveglio? Sì, sì, perché... mi hanno svegliato col caffè, poi io mi sveglio presto in questo periodo perché ho i muratori per casa. Io non guardo mai nel pomeriggio la televisione, onorevole. Come le ho già detto, preferisco un buon libro. Avevo visto, onorevole, si sta sempre di più acculturando. Tutto da sola, onorevole. Si è svolto oggi il primo incontro fra il nuovo direttore generale della RAI, Gianni Pasquarelli, e l'Usigrai, il sindacato giornalisti RAI. Difesa e prestigio dell'azienda e risanamento del bilancio sono gli obiettivi primari indicati dal direttore generale. No, le tende no. La nostra attenzione, prego Valentina, la telecamera, è attratta da questa morte, da questo teschio. Qui c'è un ragno che Rosalinda Celentano ha su come vezzoso copricapo, intonato, devo dire, a quanto Nostradamus nella sua benevolenza ci ha voluto dire. Come mai Rosalinda copricapo qua, eh? Uno con un prato fiorito, papà che è così ecologo, con una foca. No, la morte. Tu mi hai spezzato la vita. Bene, bene. Adesso ne ho due. Distinte. E a dire il vero, particolarmente piacevoli. Per la prima volta, da tanti anni, da decenni, il gruppo dirigente si presenta diviso, con politiche, proposte diverse, con delegati che arrivano a Bologna con il mandato di difendere posizioni, documenti, mozioni contrapposte fra loro. Mi sono seduto e ho chiesto un altro gin. Mi gira la testa, sembravi Marilyn. Fa un caldo bestiale, usciamo un po' di qua. Marcollo un momento e dai, la vedo già. Sono un Maya. Ma quello che è possibile fare subito è dire qualcosa di più su di noi, perché ogni tanto ci viene fatta una critica. La critica è che questa trasmissione, questa chiacchierata, non si capisce bene, secondo alcuni non capirebbero bene in che cosa consiste. È un atteggiamento, un modo di recitare, presumibilmente di muoversi, di vivere fisicamente differenziato. Se ne ha ancora qui, anche qui ancora una volta, un senso in qualche modo di falsità. E la tradizionale tostatura Kimbo. La possibilità dell'alternativa alla Democrazia Cristiana c'è sempre stata, perché questo è un paese democratico dove si svolgono libere elezioni. E l'alternativa non c'è stata perché la Democrazia Cristiana ha vinto sistematicamente il confronto elettorale. Oh, elettori, c'è da spostare un voto. Ascoltandomi siete? Perché non venite a votarci? Aio! Quel voto di là devi metterlo qua. Quel voto di là devi metterlo qua. Qua. E
mio! E dunque qui nello studio ovale si è parlato, oltre che di temi bilaterali, di post-comunismo e della sua eredità più ingombrante, la riunificazione tedesca, che continua a suscitare timori ed apprensioni anche tra i partner europei di Bonn. A Plutoniano? A Plutoniano, mi senti? Non sento! Parlate forte che c'ho una banana nell'orecchio! Ma da dove state arrivando? Io da Pirri! E perché non mi porti a Pirri, che la Mobil Car sta facendo una vendita di camere da letto mai vista su Plutone? E anzi, se vi trasferite al Polo Sud, potrete godere addirittura di 6 mesi ininterrotti di notte. Però io non ve lo consiglio, perché la vita notturna al Polo Sud non è molto intensa. Sinora, però, ha proseguito il segretario del PSI, ogni proposta di questo tipo è stata ignorata o bocciata dal Partito Comunista come ferro vecchio. Rivolto al passato. Craxi si augura però che in futuro la riflessione si faccia più approfondita e costruttiva. Mi devi preparare un potpourri di mango, kiwi, papaya e soprattutto avocado. A noi altri manager rampanti piace molto l'avocado. Ce jour-là, Dim portait un nouveau voile lycra d'une transparence extrême. Lorsque soudain... De Dim, si fin, si résiste. Et voilà, Pierre Badaloni. Sì, ma... Guarda, questo è Bart. No, io volevo solo dire che questa canzone... Ma io non sono abituato. La Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio in tribunale del comandante del gruppo Montecatini, quello cioè di Roma Centro dei Vigili Urbani, Camillo Pica, e di un suo subalterno, Michele Morelli. Entrambi sono accusati di concussione. Avrebbero preteso la somma di 10 milioni di lire dal titolare di un locale notturno del centro, al quale avrebbero promesso di accelerare l'iter di una pratica riguardante l'autorizzazione per la vendita di alcolici. Bianco Sarti, il mio drink vigoroso. Qui maresciallo Serpis in borghese, arrenditi, sei accerchiato da me, molla all'osso. E non fare lo spiritoso, guarda che chiamo le teste di cuoio. La voce dei custodi di Ercolano non l'avevamo mai sentita. Ma le prime vittime di Ercolano furono loro, gli abitanti, questi. Nel 79 d.C., la valanga di fango bollente che si staccò dal Vesuvio nell'eruzione si abbatté su di loro, vennero sepolti, inghiottiti. Ma adesso è ritornato uno sponsor che ci è stato molto caro, a cui siamo molto affezionati, il Combi 7 della De Longhi, lo sfornatutto, vi ricordate che vi ho fatto vincere con griglia, anzi insegnato pure come si cucina, che poi adesso è proprio adatto sto sfornatutto, perché l'altro anno io sono dimagrito 10 kg con questa storia, perché mettevo, cuocevo senza grassi e quindi sono dimagrito. Quel che faccio non è mai un lavoro da donna. Quello che fanno i cero che gli Apache lo faranno meglio. I giovani mi seguiranno. Questa nuova forza poi sarà aperta alle componenti laiche e cattoliche progressiste, ai pacifisti e ai non violenti, al mondo femminista, ai movimenti giovanili. Se questa nuova formazione politica si realizzerà, quale sarà il suo compito? Spigola bollita. Era opportuno un pesce lesso nel menù? Non poteva essere un'allusione agli ospiti, onorevole Cirino Pomicino? No, assolutamente, era soltanto il menù più leggero. Se lei ha visto il primo menù di 2 giorni prima, era un po' più pesante, a base di carne, questo era a base di pesce. Ah, minoritano! No, per favore, no! Scialbi! Ah, che immagini raccapriccianti! Ah, memore misi! Basta! Basta, per favore, basta! Pupo! Per favore, no! No, è proprio vero che la musica rock spinge la gente verso il maligno. Infatti, quando i telespettatori li vedono, questi li mandano tutti al diavolo. Sì, oggi vi voglio cantare una canzone molto intellettuale degli anni 30. Musica intellettuale degli anni 30! Venga, onorevole, siamo negli anni 90. Venga, venga, venga. Salome,
Salome. 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 Stupido. Salome. La tua danza l'ebbrezza dà. Bambara il mio cuore, sole, più del sole risplenderà. Bambara 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 che bambara bambara ho detto Salome, Salome. Ah, Salome. Là nel deserto fra rossi bagliori dei misteriosi Taureg, le caravane sostavano ancor per ammirar Salome. Volga, volga! Ella danzando gli etavo gli dì la sua fedele tribù. Salome! Tagamara Yaga, Otagayama. L'applauso non era per noi, ma era proprio per tutto l'8 marzo che ci riguarda. Abbiamo le mimose sulle ginocchia, il fiore rituale della festa della donna. L'applauso è per le mamme, le zie, le nonne, le sorelle, chiunque ci ascolti a casa, tutte le donne. Ma semplicemente, semplicemente... Ma come siamo fatte? E com'erano le donne del 68? Le donne che hanno guidato l'emancipazione femminile? Io la condanna me la son fatta tutta e me la sto ancora scontando. Inutilmente Olimpia de Gourges protestò con Robespierre e Danton e scrisse una carta dei diritti delle donne. Olimpia de Gourges finì sulla ghigliottina e la rivoluzione francese restò maschilista. Insomma, la cosa... Quella nuova formazione politica che dovrebbe far diventare possibile l'alternativa di governo anche nel nostro paese, qui a Bologna la cosa sembra aver già le gambe. Pronto? Sandra, sì, che fai lì? Ma non sai che il figlio è stato ricoverato gravissimo a San Giovanni? È gravissimo per un incidente, ma che ci fai? Oddio, chi parla? Oddio, chi è? È grave, grave. Chi? Ciro, dove? Oddio, no! Oddio, 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 no! Oddio, 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 oddio! Abbiamo l'impressione che quanto è avvenuto ieri sia l'ennesima puntata di una telenovela. Noi diciamo però che si sente oggi il bisogno di una glasnost italiana che metta a nudo poteri occulti e trasversali e dia visibilità e voce ai diritti dei cittadini di questo paese. Entriamo nel merito della cosa. È un bambino, 8 anni, cuore, 2 ore, ma ce l'abbiamo fatta. Ora il bambino vivrà. Se c'è sangue abbastanza, perché potrebbe anche non esserci. Ieri non c'era. L'ha trovato suo padre, chissà come. Speriamo lo ritrovi. Grazie di questo omaggio, eh? Ci voleva. Grazie a Kimbo. Ciao. Dopo questa sferzata di energia... Ain't I repulsive? Alla conclusione, questa ha mandato fuori quell'altri, l'altri due, no? E io sono rimasta dentro con lui,
con sto Carbonelli. E non mi ha usato violenza, ma ha menato, ma non ha capito come ha fatto, come ha fatto. Anche gli altri poi sono entrati dopo questo secondo? No, uno per volta sono entrati, pure quell'altro. Però capito, loro mi hanno fatto fino a un certo punto, non hanno fatto proprio come ha fatto lui, capito? E tu che... cosa provavi? Rabbia? Cosa provavi? Sì, disprezzo, rabbia. Sai che poi adesso sono stati condannati, no? 5 anni, cosa ti sembra? Ti sembra troppo poco? Tu cosa avresti fatto? Non lo devo dire. Certo. Se fosse per me li resterebbe. Però la legge non ammette queste cose perché queste cose qui ne piacciono nell'Ottocento, queste cose, però sarebbe da far così. Mangiato in fretta, mangiato troppo, eh? Mi ha sempre molto divertito quando sono accaduti queste cose nell'est, la gente che diceva il comunismo è stato sconfitto, ma non sarà esattamente il contrario. Ci sono difficoltà tecniche, l'interruzione del collegamento con Bologna, proviamo a richiamare Mariolina Sattanino. Pronto Mariolina, mi senti? Pronto Bologna? Sentiamo allora la regia. Sì. Ecco, noi avremmo voluto, grazie per aver ripristinato il collegamento, noi avremmo voluto darvi le primissime reazioni a caldo. Un evento che si preannuncia colossale, memorabile. Ma che congresso sarà? Nel pomeriggio bolognese l'avvenimento cresce pezzo a pezzo. 60 trombe soliste suoneranno uno spartito trionfale composto per l'occasione dal maestro Ennio Morricone. I'm just wild about Harry, and Harry's wild about me. Insomma, roba che nemmeno il Mocenigo, il Doria si sono mai sognati nella storia. Scusate un attimo. La si gode sentendola cantare, questa è una grande capacità interpretativa. Non è che vocchio la canzone, no. Ma è un omaggio alla donna. Ecco, io volevo, ecco, appunto, se tu sì. Mi consenti, riallacciarmi al discorso di prima. Sì. Ti ringrazio a nome di tutte le donne, hai detto una cosa bellissima. Tutti i giorni dovrebbe essere una festa per la donna. Certo. Ringraziare qualcuno, per esempio vorrei ringraziare gli autori, lo Studio 3, la redazione, i centralinisti, la polizia, gli ospedali, i colleghi e dirigenti della RAI, gli amici, il pubblico e naturalmente anche i giornalisti e le compagne socialiste di tante battaglie. Ecco, abbiamo sentito la testimonianza di una donna che una burocrazia ancora stupida classifica fra la popolazione non attiva. If I could be with you one hour tonight, if I were free to do the things I might, I'm telling you true, I'd be anything but blue if I could be with you. Craxi ha scritto ad Occhetto. Non sarà che Occhetto a quest'ora sta riscrivendo la relazione? Una parur di lenzuola, ma senz'altro supera le 200.000 lire. Bene, noi oggi vi diciamo telefonate per ricevere questo regalo. Deve essere in tutte le maniere vostro. Il Soviet Supremo, il Parlamento dell'Unione Sovietica, ha approvato con 350 voti a favore, 3 contrari e 11 astensioni la legge che ammette per la prima volta la proprietà privata e la possibilità di assumere manodopera. Premetto che io dovevo nascere maschio.
perché i miei genitori aspettavano un maschio ed è invece di un Alessandro è nata una Simonetta. Quindi c'era una certa aspettativa. Io invece ho giocato fino a 14 anni con le bambole ed ho ricominciato a 33 con i bottoni. E dopo la politica e lo sport è il momento della pagina culturale con TG Terza. Sai che ti dico, vaffanculo Maria, telefona a Teresa che trepida, pesca la monna Teresa, già quartiere rock and roll. E anche per stasera è tutto, a domani, buonanotte dal TG3. Chi è colpito dal virus dell'AIDS lotta con un nemico che è dentro di sé e con un nemico che è fuori di sé, la tua paura. Ma il virus si trasmette con rapporti sessuali, non con rapporti umani. Quindi usa delle precauzioni, ma non essere prevenuto. La solidarietà non è un rischio. Però io vorrei dire alle giovani almeno una cosa. Se dovete investire sulla fiducia... Investite più sulla fiducia alle donne. Aprite questa linea di credito verso donne che vogliono impegnarsi. Perché questo è ciò che può aiutarci noi tutte a fare, credo, un mondo migliore. E impara si fa. Uè, spettenza al rapescio. Ma lo sai che macchia più un casino? Ma lo sai che se ti cucco tra il chiaro e lo scuro ti rivolto come un guanto? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative. E ora, se permettete, vorrei dare la parola a Sebastiano Maffettone, il nostro filosofo, il nostro uragano di saggezza, per le sue conclusioni. In fondo siamo italiani, vogliamo tutti molto bene alla mamma. Io ogni tanto sento proprio il desiderio, ma psicologico, di fare così, di appoggiare la testa sulla spalla di uno e di pensaci te. E vieni qua a mamma, vieni qua a mamma. Compagne, compagne e compagni, amici, abbiamo alle spalle un indimenticabile 89, un anno che si è chiuso sullo scenario di un mondo profondamente cambiato. L'assetto politico del pianeta, scaturito dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, appare ormai irriconoscibile. Una chitarra già, quando cantavo avevo un cuore, tu solo mi dicevi bravo. Mi auguro che al termine di questo processo ci siano le trasformazioni essenziali che noi abbiamo più volte sollecitato. E noi lo seguiremo da vicino. Mi accompagna al primo piano. E io abitavo al primo piano, poi dice no, saliamo, saliamo. E io... Come? No, no. E non riuscivo a urlare perché avevo paura, mi vergognavo. Se qualcuno usciva fuori e mi vedeva con questo che mi venivo trascinata, mi porta fino al quarto piano e lì tento di urlare, non ce la faccio, scazzotti. Io mi ricordo che avevo un mucchio di capelli nella sua... Sì, guarda, vedete, è un trauma spaventoso che segna la vita.
Pupa augura a tutte le donne italiane un felice 8 marzo. Pupa, il make-up italiano. Parking de supermarché, un soir de février 88, une patrouille de la Brigade Nord intervient. Jean-Pierre Aveline, policier, braque son arme sur Christian Dovero et son père, installés dans leur voiture. Le jeune Marseillais est tué sur le coup d'une balle de 11.43. Belle e brave le nostre 5.000 poliziotte, il 6% dell'organico della nostra polizia oggi. I fiori che ho è la mimosa, ovviamente, perché tuttora ritengo che è bene avere la mimosa in mano e ricordarsi della liberazione della donna e non solo dell'emancipazione della donna. Poi è un'orchidea perché è un simbolo sessuale femminile e quindi lottare per il proprio sesso e contro la violenza sessuale. E poi il prezzemolo perché purtroppo ancora alcune donne lo usano per abortire e non per condire gli spaghetti. Ma su questo importante passaggio della relazione sentiamo un intervento sonoro del segretario comunista. Si tratta di osservazioni di problemi che non intendono chiudere, ma al contrario aprire in primo luogo con il Partito Socialista una comune riflessione strategica che noi siamo disposti ad avviare con franchezza e con lealtà. Moltonel, resistant Moltonel. Ecco, Craxi esce in mezzo ad una ressa indescrivibile, a un certo momento ha anche rischiato di cadere, e Martelli, che lo vedremo fra poco, ecco, vedete, si accinge a dire qualcosa, poi si ferma. Ecco Martelli dice un discorso più politologo che politico, i toni verso il PSI sono pacati e riflessivi, il dialogo per lui può cominciare. Forse per la prima volta avvertiamo questa ripulsa popolare, insomma, verso tutti gli occhi sono puntati su di noi, che pure avevamo ben poco a che vedere con le Brigate Rosse e col sequestro Moro, ma in qualche modo eravamo identificati come potenziali simpatizzanti. C'è subito un'assemblea generale di studenti e una insegnante, che era la nostra militante, tenta in assemblea di dare una giustificazione ideologica di questo fatto, dicendo con una consueta retorica per cui per anni i lavoratori sono stati uccisi dalla polizia, per cui questa volta è successo questo, noi non dobbiamo aspettare a dare un giudizio perché la storia, insomma, un pistolotto di questo tenore, e la conseguenza è che i suoi colleghi la denunciano. No! Io no! Altri 5. Proprio uno slogan, due parole. Allora, decidiamo cosa è 68 in Italia. Cosa è stato? Proprio una brevissima frase, opinione personale questa volta, dell'intellettuale Intini. Una grande spinta alla modernizzazione che si è sclerotizzata intorno all'ideologia del vetero leninismo. Ruggero, stiamo parlando di parità fra uomo e donna e vorrei subito chiederti che senso ha, qual è stato il valore in positivo o in negativo, se ce n'è il femminismo e tutta la storia del femminismo. Io ho la sensazione che uno dei limiti fondamentali del femminismo, non soltanto italiano, ma europeo, mondiale, eccetera, è stato quello di non comprendere che spesso le rivendicazioni e gli obiettivi che esso perseguivano coincidevano perfettamente con le esigenze di un certo tipo di sviluppo economico-industriale. Altri 5! Sai, tu mi sorprendi, Green. Tu vendi armi e non ti importa di chi muore, purché tu venga pagato. Non c'è mai sangue abbastanza. E sapete perché? Perché nessuno trova mai 5 in non per donarlo. E ha avuto questo incontro fatale con l'onorevole Craxi a Milano. Ma quindi spesso la vita è l'arte dell'incontro. Cioè lei dopo questo incontro ha deciso di fare politica o no?
Sì, penso che in qualche modo ne fossi attratta già da prima, certamente, e sono anche però sicura che ci sono degli incontri che sono assolutamente determinanti nella vita di ogni persona, e certamente l'incontro con Crack lo è stata per me e forse per tanti altri. E che cosa le ha detto l'onorevole Crack? Tranquilli, tranquilli! So sempre io, Gran Gallo, l'unico paninaro professionista troppo giusto! Non siamo certo mossi dalla tentazione di una disperata scelta di ripiegamento, ma al contrario chiamiamo noi stessi e voi tutti e gli amici che diventeranno compagni nostri e l'insieme della sinistra ad andare più in là dell'orizzonte, non per cedere, ma appunto per cercare, per trovare e per combattere. Facciamolo ciascuno con le proprie idee, ma facciamolo tutti insieme. Facciamolo non solo per noi, facciamolo per la democrazia, per un'Italia più giusta. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. It's not.